Bene, apriamo i lavori e passo immediatamente la parola al direttore per l'appello. Grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Dodici presenti, due consiglieri giustificati, il consigliere Rinaldi e la consigliera Zitoli. Scrutatori. Allora, scrutatori, Carlone, Ferrauto e Gunnella. Bene, passiamo al primo punto all'ordine dei lavori, proposta di deliberazione per l'espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Sturni, Iorio, Calabrese, Donati, Bernabei, Tranchina e Stefano, regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 57 del 2 marzo 2006. Relatore, prego, consigliere. Grazie Presidente. Diciamo che c'è una modifica, cioè, o meglio c'è un'aggiunta al regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana, molto semplice, si vuol dare con questa aggiunta una ulteriore possibilità alla giunta di organizzare dei processi di consultazione con la cittadinanza. Infatti si propone con questa proposta richiede di inserire all'articolo 6 del regolamento una postilla la quale recita in effetti: l'amministrazione capitolina può promuovere forme di coinvolgimento degli appartenenti alla comunità cittadina ricorrendo all'utilizzo di strumenti informatici e telematici mediante approvazione nell'ambito e per ciascun singolo atto sottoposto alla procedura partecipativa prevista dal presente regolamento di un'apposita deliberazione della giunta capitolina. Sembra un articolo che arricchisce soltanto la possibilità di consultazione e di interlocuzione con la cittadinanza, per cui non è restato in commissione che dare parere favorevole a questa introduzione. E io credo di aver finito, poi se ci sono eventualmente in conclusione, se ci sono delle domande ne darò conto. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere. Interventi ce ne sono? Non ce ne sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Non ce ne sono, passiamo direttamente alla votazione, alla fase della votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L'atto si intende approvato con 11 voti favorevoli e 2 astenuti. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori, proposta di deliberazione per l'espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Di Palma, Ardu, Tranchina, Donati, Seccia, Stefano, Sturni, Diario, Calabrese, Bernabei, Guadagno e Pacetti, regolamento per la disciplina della videosorveglianza di Roma Capitale. Prego consigliere, grazie. Sì, grazie. Questo nuovo regolamento è stato ampiamente discusso in commissione e in realtà diciamo così che la materia della videosorveglianza è già ampiamente regolata sia da normative interne comunali, sia da normative statali che da normative addirittura che da normativa della Comunità Europea. Il parere che ha espresso la commissione, ecco, lo leggo direttamente perché quello che un pochettino riassume tutta la discussione. Si esprime parere favorevole all'approvazione di questo regolamento, quindi dato che si tratta di una proposta che mira a dotare Roma Capitale di una regolamentazione organica delle varie forme di videosorveglianza locali, attraverso appunto una regolamentazione che rappresenta anche per la cittadinanza una forma di garanzia per il trattamento dei dati personali. Osservando come la coerenza e il rispetto del regolamento proposto, sia con l'eventuale concorrente normativa comunale e con tutta la restante normativa sovraordinata, dovranno essere vagliati nei pareri tecnico-giuridici e amministrativi dei competenti dipartimenti comunali, che per la verità non c'erano, saranno poi acquisiti successivamente. Quindi questo è la sintesi della discussione in commissione, e questo parere si pone all'attenzione del Consiglio, riservandomi sempre in questo caso, quando ci fossero delle osservazioni, di dare chiarimenti poi successivamente. Grazie Presidente. Grazie a lei. Interventi? Non ce ne sono? Prego consigliere. No, grazie, io chiedevo dei chiarimenti in merito ai dati sensibili, diciamo sui dati di controllo della videosorveglianza, quelle che il relatore stava citando, ecco, quali adempimenti, la tenuta dei nastri, diciamo delle registrazioni, come avviene. Noi abbiamo avuto l'esperienza di Villa Lazzaroni, non so se vi ricordate, in cui c'era la videosorveglianza, però poi alla fine ci siamo accorti che c'erano dei problemi molto molto difficili da risolvere. Quindi intanto domando la situazione inerente alla videosorveglianza dei plessi, che più di una volta sono stati deturpati e vandalizzati da persone che stavano e sostavano in aderenza al municipio. Ecco, questo era il chiarimento che chiedevo su questo regolamento. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Candiglione. Grazie, Presidente. Allora, dobbiamo fare delle premesse. Noi oggi diamo un indirizzo politico a questa proposta, e l'indirizzo politico poi ne segue anche l'attuazione amministrativa, che viene disciplinata da una normativa, come diceva, nazionale, addirittura Comunità Europea. Quindi voglio dire, noi siamo invitati, certo, a dare il nostro indirizzo politico, e poi eravamo più o meno tutti quanti della stessa opinione che comunque era necessario, quindi, però ovviamente non potevamo entrare nel merito, sto facendo un piccolo riassunto anche della commissione, non potevamo entrare nel merito giuridico. Ecco perché l'unica cosa che ci siamo sentiti di proporre sono delle osservazioni che erano secondo vigenti diciamo normative e secondo pareri tecnici e giuridici. Quindi
Allo stato attuale, credo che comunque ci siano già delle indicazioni sulla distruzione del registrato, che però, ripeto, si basa sempre su normativa nazionale. Quindi noi sotto quel profilo di indicazioni possiamo intervenire poco. Il nostro può essere un indirizzo politico che ovviamente non possiamo non tenerne conto, al momento che comunque è un interesse sia nostro, ma che facciamo comunque le veci della cittadinanza. Quindi, detto questo, siamo chiamati per dare un parere su ciò che comunque era nell'interesse di tutti. Ecco qua, grazie. Grazie. Altri interventi? Non ne abbiamo. Bene, allora passiamo alle dichiarazioni di... Ah, prego, vuole concludere, prego, consigliere. Grazie, no, soltanto per... A me dispiace poi fare queste piccole osservazioni, basterebbe leggere il regolamento. In effetti, quando si parla di articolo, il regolamento è già ben chiaro, è stato letto e commentato in commissione. L'articolo 16, io credo che questo che volesse dire prima il consigliere, l'articolo 16 parla limiti di utilizzo dei dati, se era questo, cioè la tutela di coloro che vengono registrati. I sistemi di, recita l'articolo 16, i sistemi di videosorveglianza vengono formati in modo da non utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili, quanto le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. I dati acquisiti attraverso i sistemi di videosorveglianza sono conservati per 7 giorni, salvo specifica richiesta da parte degli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Al termine del periodo stabilito al punto che precede, il sistema di videoregistrazione provvede in automatica alla cancellazione dei dati raccolti o archiviati con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In base all'articolo 4 della legge 300 del 1970, come modificato dal decreto legislativo 151 del 2015, gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa. Credo di aver dato, ripeto, basta la lettura. Il problema che era sorto in commissione era se, dato l'enorme compendio normativo, sia, ripeto, sia a livello locale che a livello statale che a livello sovranazionale, a un certo punto il regolamento fosse in linea, e questo l'abbiamo scritto come demandandolo a quello che sarà il parere tecnico degli uffici. Grazie Presidente. Grazie a lei. Bene, allora passiamo alla fase della dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Non ne abbiamo. Prego. No, prego, consigliere. Giusto per, come dire, cortesemente rispondere al relatore che suggerisce a volte di leggere gli articoli, io naturalmente in commissione, ove detto regolamento è stato chiarito, splittato, verificato, non ne faccio parte. Sono abituato a leggere, però le mie osservazioni rispetto alla tenuta dei dati sensibili, alla chivaglia, È un nodo fondamentale di questi regolamenti, perché, come lo dice la stessa delibera, poi vagliati nei pareri tecnici giuridici dell'amministrazione, dei dipartimenti competenti, nel senso che chiaro l'articolo, però poi mettere a regime un sistema che possa far chi è delegato a tenere le varie registrazioni devono essere regolamentati. Lei diceva bene, all'articolo 20 sembra sia chiaro, e invece ci sono comunque, secondo me, dei piccoli accorgimenti che andrebbero curati di più in questa fase, non per altro, perché è utile, e naturalmente poi non bastano regolamenti che sovrappongono, proprio per questo motivo, perché non ho avuto modo di verificare. Io mi astengo dal votare questo regolamento, che si potrebbe sovrapporre, ma non ho visto peraltro neppure i pareri dei dipartimenti competenti, che dovrebbero dare una mano sia alle commissioni sia ai consiglieri che in aula poi
ascoltano le relazioni dei consiglieri, dei rappresentanti delle maggioranze. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere. Non vedo la mano. Altre dichiarazioni? No, io già prego. Mi sono espresso col voto d'astensione in commissione, perciò confermo il voto d'astensione anche oggi in aula. Grazie. Prego, consigliere Candidoro. Ovviamente noi siamo favorevoli in funzione del fatto che, come ripeto, essendo normative comunque nazionali, il nostro compito è di dare l'indirizzo per quello che riguarda la sorveglianza. Penso che in commissione ovviamente eravamo più o meno tutti d'accordo, nel senso che comunque c'è chi ovviamente dimostrava delle perplessità, ma in funzione del fatto che si entrava in un sistema amministrativo e noi come parte politica non possiamo entrare in un sistema amministrativo che si limita ad attuare una normativa nazionale. Quindi, ripeto, noi siamo favorevoli perché l'indirizzo credo che sia fondamentale per la salvaguardia del territorio e il controllo. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono, allora passiamo alla votazione. Vado. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti favorevoli e 5 astenuti l'atto si intende approvato. Grazie. Presidente, prego. Per cortesia chiedo la sostituzione da scrutatore. Sì, la ringrazio, d'accordo. E auguro una buona giornata a voi tutti. Va bene, grazie. Toti. L'altro scrutatore, Toti. Grazie. Passiamo al terzo punto all'ordine dei lavori, proposta di risoluzione avente ad oggetto postazione di raccolta assistita. Prego, consigliera. Allora, la capitale produce circa 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti annui totali, con una media giornaliera di 4.700. Da dati forniti da AMA, sono circa 17.000 le tonnellate di rifiuti in più raccolti da gennaio 2018 ad oggi nella nostra città. Questa impennata nella produzione di materiali scartati dai cittadini mette a seria prova il lavoro della stessa azienda municipalizzata e in genere il livello di decoro della nostra città. La differenziata, secondo Legambiente, cresce di un punto e mezzo tra il 2016 e il 2017, quindi passa dal 42,8 al 44,3%, una crescita bassissima rispetto alla richiesta della Comunità Europea che vuole che entro il 2035 solo il 10% dei rifiuti venga conferito in discarica. Diventa inevitabile che la parte da Leone la facciano i rifiuti indifferenziati, che finiscono in inceneritori o nelle discariche. Quasi il 60% dei rifiuti viene bruciato, il 41% del totale sono state bruciate in termovalorizzatori in altri territori, quindi fuori dall'Italia. Nel 2017 ben 310.000 tonnellate di indifferenziata della capitale sono state trasportate in discariche fuori dalla città, di queste 200.000 tonnellate sono rimaste nella regione, divise fra Latina, Frosinone e Viterbo, 70.000 tonnellate hanno oltrepassato i confini del bel paese e sono state esportate in Austria. In linea con l'obiettivo indicato nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente, nella misura in cui ciò sia praticabile, da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti ad operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo, quindi utili per il trattamento e successivamente per un buon riciclo.
L'obiettivo del Campidoglio è il raggiungimento nei prossimi 3 anni del 70% di raccolta differenziata. Ricordo che ad oggi siamo al 43%. Al momento in tutta Roma ci sono solamente 12 isole ecologiche, numero del tutto insufficiente per il totale della popolazione. A questo si aggiunge la difficoltà di trovare in prossimità della propria abitazione punti di raccolta di particolari tipologie di rifiuti e dei cosiddetti rifiuti speciali, quindi oli esausti, solventi, rifiuti tessili, batterie, eccetera. Fare una corretta raccolta differenziata accentua i benefici sull'ambiente, aumenta la possibilità di riuso e riciclo dei rifiuti e potrebbe permettere in futuro di ridurre la tariffa Tari, riduzione che andrà a favore di tutti i cittadini. Ad oggi la presenza sul 7° municipio di isole ecologiche è molto limitata, ne abbiamo praticamente solamente una, a fronte di un territorio molto esteso e di una popolazione di circa 308.000 abitanti. Inoltre i cittadini hanno il diritto / dovere di poter conferire i rifiuti in luoghi che siano facilmente raggiungibili, in modo agevole e con continuità. Quindi tutto ciò premesso e considerato che il Consiglio del Municipio VII impegna la Presidente a interfacciarsi con il Sindaco per instaurare sul 7° municipio una sperimentazione riguardo le postazioni di raccolta assistita. A tale riguardo devo ringraziare dei lavoratori dell'AMA con i quali mi interfaccio da circa 1 anno e mezzo, che mi forniscono delle informazioni molto precise, perché quando vuoi avere delle informazioni non devi sicuramente rivolgerti a una persona che è chiusa in un ufficio, ma devi parlare con le persone che sono fisicamente in strada, girano e vedono effettivamente quali sono le problematiche. Quindi devo ringraziarli. Individuare quindi 3 zone sul municipio in cui ci sia un'alta densità di popolazione e forte criticità per lo smaltimento dei rifiuti, per progettare in accordo con AMA la creazione di queste postazioni di raccolta. Tale postazione sarà presidiata in orari specifici da un operatore AMA che darà assistenza ed informazione ai cittadini. L'operatore dovrà avere un furgone per piccoli e medi ingombranti, elettrodomestici e indumenti, che conferirà lui stesso a fine turno presso la più vicina isola ecologica. Naturalmente questa postazione di raccolta assistita o mini isola ecologica, come vogliamo chiamarla, dovrà avere una telecamera, perché quando gli operatori saranno fuori turno ci dovrebbe essere un presidio di sicurezza. Inoltre di organizzare in collaborazione con AMA dei corsi in cui siano coinvolti i comitati di quartiere del 7° municipio per informare sul corretto conferimento dei rifiuti, creando un gruppo di ecovolontari che diffondano tali informazioni sul territorio, ad esempio tramite banchetti o incontri pubblici. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Interventi? Non ci sono interventi? Allora passiamo in dichiarazione di voto. Intervento? Alzate. Se non alzate la mano. Prego. So consigliere. Che dopo il mio intervento è ovvio che i consiglieri ribadiranno, però siamo in una situazione in cui c'è il collasso da questo punto di vista su tutta Roma. Non abbiamo un assessore in Campidoglio, il bilancio non è approvato, abbiamo respinto il contratto di servizio fatto dalla sindaca Raggi, voi stessi avete votato no, non c'è nessuna speranza di vedere un progetto per l'istituzione e la costruzione di un termovalorizzatore, cosa che spetta prima di tutto all'amministrazione comunale o all'area metropolitana. Quindi quando si dice e si racconta che c'entra la regione, la regione dà un parere come su tutti gli atti urbanistici formulati dal comune. Io dico questo, chi sono questi ecovolontari o navigator della nettezza urbana? Quella nettezza urbana c'è dappertutto, io non so come si possa procedere a fare una cosa del genere, veramente non lo so come si può fare a mettersi a fare un'isola, avete pensato un'isola ecologica lì con la telecamera per vedere chi butta, ma il problema non è chi butta fuori o come si confeziona la differenziata, perché abbiamo delle, cioè devo dire che siamo, come dire, abbiamo imparato abbastanza bene e a volte siamo anche bacchettati in famiglia se sbagliamo, perché abbiamo i ragazzini attenti, i bambini che sono più svegli di noi rispetto alla raccolta differenziata. Io vorrei capire come
si possa fare una raccolta assistita nel territorio. Che vuol dire? Cioè è un atto, è una risoluzione, ma non potevamo, come dire, visto che giustamente la presidente di questo municipio è stata così dirompente, però sa, a volte ho il sospetto che dicono nei Paesi Bassi che quando si litiga in una squadra spesso tendono a fregarti, si fa finta di litigare perché nessuno si vuole assumere una responsabilità. Non è così, cioè io penso che questo atto, con tutta l'armonia, il buon lavoro che può scaturire da una commissione, io vorrei capire praticamente cosa si fa, a prescindere dai ragazzi che devono essere educati a scuola, la prevenzione, e lì siamo tutti d'accordo, ma non capisco che vuol dire fare una raccolta assistita. Come non ho capito, hanno tradotto poi il navigator in qualcos'altro. Dobbiamo trasformare questi ecovolontari. Chi sono? Operai dell'AMA? Volontari? L'associazione dovrà mettersi, come ho fatto io, a mettermi vicino al cassonetto e dirgli: calcinacci, non si buttano qua, e un altro poco mi sparavano pure. Questo c'eravate pure voi, siamo stati quel giorno che siamo stati dalle parti di Extragra. Mentre tornavamo con i consiglieri ci siamo permessi di dire: no, i calcinacci non si buttano nei cassonetti grossi. Non avessimo mai fatto, perché poi tutti io non capisco cosa vuol dire questa raccolta assistita nel territorio. Magari, non lo so, sicuramente avete i numeri per approvare di tutto e di più. Se volete, però, io prendo dalla prima risoluzione ad oggi quante sono diventate esecutive, perché di questo poi dobbiamo parlare. Tutte le risoluzioni che abbiamo fatto, talune erano veramente una novità assoluta, quarto miglio, la strada, l'acquisizione, tutte belle sulla carta, però poi abbiamo portato a casa il nulla. Io vi inviterei per questo, come dire, sicuramente l'atto è approvato, ma relazionarci in un altro modo per condizionare l'amministrazione finalmente a fare un atto concreto. La madre della soluzione della nettezza è quella di non trasferire più in Austria, ma scegliere un sito, proporlo alla Regione Lazio e dire: l'area metropolitana ha deciso che se si può fare qua, questa è la nostra proposta. E allora sì che diventa operativo e sicuro e vero. Una scelta, allora si assumeranno le responsabilità chi dirà di no, perché sulla nettezza urbana colpisce ogni angolo di Roma. Io vi invito a guardare, ma non c'è bisogno perché lo sapete del resto, però se guardiamo dal buchetto della serratura questo problema, non guardiamo la grandezza e l'importanza di un sindaco di dire: noi abbiamo scelto il sito per d'ora in poi non trasferiremo più a Vienna, nel centro storico, dove funzionano molto bene e producono ricchezza. Quindi un atto votato da tutti sicuramente, perché se il municipio si fa protagonista per proporre, dire alla sindaca: proponiamo un atto, non proponiamo l'ecovolontari, che poi chi sono non lo so, oppure i guardiani che facevano le multe, l'altra volta ne abbiamo parlato, cioè voglio dire, pensiamo a cose più all'altezza di un municipio. All'altezza di un municipio di 345.000 abitanti, voglio dire, non siamo un municipio piccolo, siamo un municipio rappresentativo, e naturalmente se si formula una proposta per il termovalorizzatore, voglio dire, è una cosa seria. Ecco, non proponiamo mica un'area per fare uno stadio, proponiamo una cosa che serve alla città, ai cittadini. Scusi, ho detto stadio, ma naturalmente c'è chi non ama il calcio, per cui io non amo molto il calcio, quindi amo, diciamo, correre, e quindi un po' di meno, però amo lo sport lo stesso, voglio dire, però si devono scegliere i siti correttamente. E ritengo,
quindi che questa risoluzione firmata, poi ho visto da tutti i consiglieri, forse mi sono perso qualcosa di interessante. Una cosa interessante c'è sempre, l'ho detto l'altra volta, che quello, se noi andiamo comunque sempre nelle scuole a dire come si fa la raccolta differenziata, non facciamo nessun danno, però già l'abbiamo imparato. Il problema è che non funziona. Il problema è che volevamo allargare a Torre del Fiscale la raccolta differenziata, porta a porta, però non è stato possibile. Il problema è che è diminuita e le proposte della sindaca in campagna elettorale diceva che avrebbe aumentato la raccolta porta a porta, non è vero. I numeri sono numeri, possiamo fare una bella commissione con delle slide che ci danno dei dati precisi, abbiamo visto anche qua, però poi del resto lo sapete bene voi, avete respinto sia il contratto di servizio, non si approva un bilancio dal 2016, l'ultimo era quello di Fortini nella giunta Marino. Oh, se non c'è bilancio non ci può essere nulla in un'azienda. Neppure la scopa che si chiama di Selcine, quella che costano poco, possono avere i netturbini e neppure un CR, la spazzolata, cioè non, che voglio dire, noi rivendichiamo un contratto di servizio più forte, più deciso, però se non ci stanno le risorse di per sé non si può fare. Ecco, quindi inviterei a una riflessione, ma naturalmente ho chiarimento che mi faranno i consiglieri della commissione specifica, ma non saprei proprio come questi ecovolontari, sia che possano essere delle associazioni del territorio, sia che possono essere volontari singoli, sia che possono essere navigator, come potranno fermare questi cumuli di immondizia di tutte le nature che sovrastano i cassonetti da San Giovanni fino a Morena, che poi li vedete tutti quanti. Ecco, io per adesso finisco qua il mio intervento, che ho manifestando queste perplessità sull'atto. Se il relatore mi vuole chiarire meglio la questione, sono ben lieto, grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora passiamo a prego consigliere, però alzate cortesemente la mano ben grazie. Visibile perché... Grazie Presidente, ma io sento complimenti, veramente un bel intervento. Abbiamo appreso che il consigliere Ciancio vorrebbe un bel inceneritore al centro di Roma, emulando quello di Vienna. Io mi auguro il centro storico. Sì, sì, no, io non me lo auguro onestamente. Cortesemente, non è un dibattito, grazie. E ricordo le tutte le innovazioni nel campo, nella gestione dei rifiuti della Germania, per esempio, negli anni 80. Avevano portato avanti la politica di sotterrare i rifiuti sotto i parchi, tant'è che c'è il giardino inglese di Monaco che è formato da collinette di rifiuti. Peccato accorgersi poi dopo, una quindicina, ventina d'anni dopo, di aver fatto un enorme danno ecologico. Se ne sono accorti dopo, vabbè. Dunque io penso che questa risoluzione, letta come la panacea di tutti i mali, evidentemente sia letta male. Non è che con questa risoluzione mettiamo la toppa ad un contratto fatto male, a un problema atavico sui rifiuti, problema che tra parentesi c'era anche nell'era Marino, nell'era Alemanno, nell'era... si trovano facilmente dei filmati che dicono questo. Evidentemente c'è un problema abbastanza
endemico e anche strutturale, dovuto probabilmente anche alla conformazione della città, alla grandezza della città rispetto alla media delle città europee, quindi diciamo è effettivamente un problema fuori dal comune, passatemi il termine. Quindi non è che una risoluzione trova la soluzione al problema. Noi come municipio, tra parentesi, non avremmo neanche grande competenza in questo, nel risolvere il problema. Il problema è di competenza capitolina, assessorile. Noi aspettiamo, come tutti i cittadini, che venga fatta una proposta e venga, diciamo, trovato il metodo adatto, perché ne sono stati proposti tanti. Evidentemente ci sono anche delle preclusioni, non so, delle difficoltà endogene nel risolvere il problema. Noi cosa stiamo dicendo con questa risoluzione? Semplicemente stiamo provando a, come dire, ridurre l'impatto negativo di tutta questa situazione, in modo, intanto, con un progetto pilota. Dobbiamo sperimentare, dobbiamo capire, perché partire a razzo con un nuovo metodo, nuove iniziative in una città come Roma, abbiamo visto che non è sempre positivo. E allora facciamo una sperimentazione di che cosa? In cosa consiste questa isola ecologica, questa postazione di raccolta assistita? È una postazione dove ci saranno più cassonetti. Assistita significa che ci sarà qualcuno che ti assisterà. Dice, vabbè, che ci vuole? Metti uno vicino al cassonetto e fatto. No, intanto sarà una postazione un po' più grande. È un modo per provare a mantenere la postazione controllata, perché abbiamo visto che molti scempi avvengono perché le postazioni, i cassonetti sono lì per strada, nessuno ci bada, le persone entrano, arrivano, mettono le mani dentro, oppure le persone arrivano e buttano fuori. Abbiamo bisogno di persone che dicono ad altre persone come fare le cose? Sì, evidentemente sì, e non mi dite che non avete mai visto persone lasciare rifiuti fuori dal cassonetto, perché non ci credo. Allora abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica come fare, anche quando ci sono cassonetti pieni, lo abbiamo detto tante volte, esiste anche un modus operandi del tipo: gentile signore, vada più avanti a trovarne un altro. Questo non significa che il sistema funzioni, il sistema non funziona, ma riduciamo gli impatti. Il fatto di avere una persona presente può essere anche un incentivo a, come dire, avere un servizio più puntuale in quelle situazioni più critiche. Ciò non garantisce sicuramente che le criticità che periodicamente si verificano non continuino a verificarsi. Lo sappiamo bene, non è che adesso ci stiamo inventando cose dell'altro mondo. Sappiamo esattamente che il problema non si risolve, il problema non si riduce, si limita solamente il comportamento, che ha come effetto quello di avere meno rifiuti per strada. Ok? È una proposta. D'altronde ricordo che un qualcosa del genere veniva fatto in alcune zone della città con gli squaletti che venivano posizionati in orari prestabiliti in alcuni punti di un quartiere, per cui le abitazioni sapevano che dalle 8 alle 9 lo squaletto si trovava in quella postazione, dalle 9 alle 10 all'incrocio più avanti e così via. La cosa poi è stata sospesa, non è stata più portata avanti la sperimentazione. Sulle strade non c'erano cassonetti, probabilmente quella sperimentazione non era sicuramente l'ottimale, come forse non lo è questo, ma
effettivamente poteva risolvere il problema dei rifiuti per strada. È in questa ottica che è da vedere questa risoluzione. Ora, mi sarei aspettato un'opposizione, mi aspetto un'opposizione che in qualche modo sia costruttiva nell'andare a sondare quelle che possono essere delle proposte. Il massimo che possiamo fare sono proposte di questa natura come assemblea diciamo, municipale, no? E non capitolina. Però ribattere a questi argomenti concreti di sia pur minimo miglioramento con miopia e semplicemente dicendo che non risolve il problema, secondo me non è da opposizione che voglia il bene della città, è semplicemente un'opposizione che vuole opporsi a una maggioranza in modo pretestuoso. Io vi chiedo di leggere di nuovo il risolve del testo e andare a leggere così come è scritto, senza pretendere di voler risolvere il problema nella sua complessità, ovviamente, ma semplicemente come una forma di, come dire, di piccolo messaggio positivo in una questione che è sicuramente più grande di noi. Grazie. Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliera. Grazie presidente, buongiorno colleghi consiglieri. Ha ragione il capogruppo, no, l'ex capogruppo, vabbè, insomma, il consigliere Giannone per ricordare a questa opposizione che per fare opposizione non serve solo andare contro, ma serve anche cercare di capire quali sono effettivamente le linee di indirizzo che vuole dare la maggioranza e cercare di dare eventualmente un contributo e sostenerle lì dove siano ritenute da quell'opposizione favorevoli al bene della città. E infatti, leggendo questa risoluzione e ascoltando le parole di chi mi ha preceduto, non posso che prenderci le distanze, perché poi c'è un'opposizione che ha anche la necessità di dire la verità alla città e non rincorrere le fesserie. Mi chiedo, vi ricordate l'ultima sperimentazione che è stata fatta in questo municipio? Guardate esattamente nei punti, per i due terzi direi, delle zone che voi già citate, Tuscolano, Quadraro, e in zona San Giovanni non ci sono arrivati per fortuna. Ve lo ricordate chi aveva fatto un'ultima sperimentazione, ma no di ecovolontari, di rimozione dei cassonetti su strada e di avvio di una raccolta differenziata? Ve lo ricordate? Ve lo ricordate anche che cosa è successo? Vi ricordate che epoca era e che cosa successe per i nostri cittadini che a un certo punto si trovarono, perché in una situazione inadeguata e insostenibile da parte della città e da parte di Ama, non sapevano dove andare a conferire rifiuti? E quindi noi oggi cerchiamo di ristabilire esattamente con gli stessi errori fatti nel passato, ve lo ricordo io, era il sindaco Alemanno. Ci trovammo decine e decine di situazioni in alcune zone particolari, come per esempio in via Flavio Stilicone, dentro i grandi complessi residenziali del Tuscolano e del Quadraro, ci trovammo decine e decine di situazioni di persone che alla fine non sapevano dove andare a conferire la nettezza urbana perché non c'era il personale in strada, perché i giorni che avevano dato non erano rispettati, perché dovevano conferirgli l'organico il lunedì e non li trovavano, stavano in un'altra postazione, e le persone più anziane, perché questo è anche un territorio purtroppo con un'alta percentuale di persone anziane, si trovò non solo in difficoltà, ma creò quella operazione, quella sperimentazione di postazioni non di raccolta assistita, ma anche peggio, ripeto, si trovò in una situazione di estremo degrado, perché invece di ridurla la nettezza in strada, l'hanno aumentata, l'avevano aumentata, tanto che la sperimentazione fallì e si è ripristinato lo stato attuale.
che non è migliore di quello di prima, perché poi, insomma, come sapete, purtroppo la nettezza urbana viene conferita eppure male. E poi mi faceva riflettere anche quello che diceva il consigliere Ciancio, perché poi non è peregrina l'idea che si passi per Vienna, perché lì la portiamo la mondezza. Immagino che tutti noi sappiamo che giro fa la mondezza romana. Fa pure il giretto di Vienna, sì, consigliere Giannone, quindi non c'è da prenderlo in giro, non c'è da prenderlo in giro, la conferiamo lì e i cittadini romani, non è un dibattito, ce lo insegna sempre la nostra Presidente del Consiglio. Cortesemente, consiglieri. Non è un dibattito. E non solo, proprio per questo sistema, i cittadini romani pagano la tariffa sui rifiuti più alta d'Italia. Sì. Esattamente, perché fa un giro enorme, perché dà affida a terzi quello smaltimento dei rifiuti che invece non riesce a trattare nella propria città. Esattamente per questo paghiamo di più. Quindi dire che qualche cosa si porta fuori e ci conviene è solo ideologico, non è risolutivo del problema. Quindi restate sempre parte del problema, per quello stesso discorso che abbiamo fatto quando abbiamo discusso il contratto di servizi di Ama, che ricordo, siamo al 23 maggio, scade il 31 maggio, ma una proposta da parte di questa amministrazione dove sta? Il contratto di servizi scade tra 10 giorni, nemmeno. Che cosa succede dopo? Neanche c'è il coraggio di venirlo a raccontare ai cittadini, altro che opposizione che non fa le cose. Pensate a governare quando dovete governare. Ma vado avanti. Quanto costa il personale che noi usiamo per queste postazioni della raccolta assistita? Lo sapete? Avete fatto una stima? Sì? Lo potevamo scrivere. E soprattutto, chi ci mettiamo? Quelle stesse persone che formiamo con una risoluzione che era stata presentata la volta scorsa, allora è vero, sono navigator, non si capisce, noi abbiamo un navigator in Ama che fa questo, altro mistero dell'attuale amministrazione. E chi paga i corsi di collaborazione con Ama per la formazione e per il corretto conferimento dei rifiuti? Chi paga tutta questa cosa? La formazione per formare alcune persone che devono stare da qualche parte, l'avete già votato in un'altra situazione. Che cos'è? Perché ci viene riproposta oggi questa risoluzione? Cioè, non capisco se per voi è un modo per ostinarsi sulle cose, un modo di cercare di trasmettere alla città messaggi diversi da quelli che tutti vedono, perché poi io non vedo l'ora di incontrare un eco volontario e portarlo davanti al cassonetto dell'Ama che sta via Serafini, bruciato e carbonizzato da 8-9 mesi. Che gli diciamo alle persone che passano lì? Guarda, lo devi buttare da un'altra parte perché ci abbiamo avuto il complotto e perché c'è la magistratura, però devi andare dall'altra parte. Per quello, fortunatamente, abbiamo reintrodotto l'educazione civica nelle scuole. No, una cosa recente su cui si sono impegnate tutte le forze politiche, lì si può fare un lavoro di sensibilizzazione sulle persone più giovani, si può lavorare lì sulla corretta informazione. Penso che i problemi di Roma e di Ama oggi siano altri. Quindi, piuttosto che vedere che cosa fa un'opposizione, cercare di capire se veramente ci sono le condizioni per seguire quella che potrebbe essere la vostra idea di città, la risposta a quelle che sono tutte le criticità, ci rendiamo ben conto che questa non è una risoluzione che può risolvere tutti i problemi di Ama, ma chi ve lo ha chiesto? Il problema siete voi che l'avete proposta, quindi diciamo, sono le due cose che non stanno insieme, soprattutto dopo aver bocciato un contratto di servizi che sapete benissimo che aveva delle lacune importanti, non solo perché era uguale a quello che c'era prima, ma perché non ci sono quelle risorse economiche, quel personale, quelle strutture che sono in grado di rispondere a delle proposte che fanno pensare che il nostro municipio è uguale a Ginevra. Il nostro municipio non è uguale a Ginevra. La città di Roma è un'altra cosa. E quindi purtroppo quello che ci troviamo di fronte è una proposta, lo stesso taglio di quelle che avete già presentato, tra l'altro, con poche differenze e qualche limatura in più. Una volta era le guardie ambientali, un'altra volta si è chiamato in un altro modo, qualcuno che dovevamo sempre preparare, qualcuno che dovevamo formare, non si capisce mai dove sono i costi, non si capisce mai quanto costano ulteriormente alla città, perché non ci dobbiamo porre forse questo tema, ricordando che appunto la Tari è quella che il cittadino romano paga più di tutti gli altri cittadini
italiani. Per questo, e anche giudicando nel merito, inapplicabile questa proposta, perché io veramente cercavo, invece di andare a cercare le zone che hanno meno criticità, addirittura facciamo una sperimentazione dove ci sono più criticità, dove la sensibilizzazione delle persone anziane occorre farla veramente, e è difficile perché ci sono palazzi con 15 scale e una popolazione perfettamente anziana purtroppo ha una rigidità ulteriore a entrare nelle modalità, diciamo, di novità e di cambiamento. Ma questo errore, lo ricordo, è già stato fatto sul nostro municipio, e è già stato fatto un passo indietro importante a spese e al danno della città, e quindi mi sembra abbastanza sciocco riproporlo, addirittura estendendolo ad altre zone, affacciandoci, non ci eravamo arrivati a San Giovanni perché eravamo ancora ex decimo, affacciandoci addirittura in un altro pezzo del nostro municipio che già soffre di ulteriori difficoltà. Io spero che, al netto di una riflessione che per esempio potremmo aprire nell'osservatorio sull'ambiente, c'è ancora un osservatorio qui sull'ambiente in cui si possono cercare di trovare delle soluzioni e riportare anche le ragioni e i perché di questo ritardo da parte dell'amministrazione capitolina, e cercare di avanzare veramente delle proposte. Se ci sono gli osservatori, facciamoli anche lavorare, cerchiamo di trovare lì delle risposte invece di creare, diciamo, di creare ulteriore confusione e soprattutto delle risposte che sono inapplicabili. Grazie. Grazie. Presidente, vorrei poi intervenire per fatto personale all'articolo 65. Sì, al termine. Prego, consigliere Guido. Grazie, Presidente. Io volevo un po' risparmiarmi lo sto intervento, però devo dire che conosco perfettamente i motivi per cui la sinistra oggi siede sui banchi dell'opposizione qua al municipio, e conosco anche i motivi per i quali ha perso il governo ultimamente, lo scorso anno in particolare. Perché la sinistra ha perso il contatto con la realtà? E spiego anche il motivo. Quando una sinistra parla di termovalorizzatori, vuol dire bruciare i rifiuti, vuol dire che sta andando nella direzione sbagliata del mondo. I cittadini questo, cioè di questo se ne sono ben accorti, e infatti li hanno messi all'opposizione. Quando una sinistra dice che non capisco l'utilità delle isole ecologiche di prossimità, dove c'è un volontario o una guardia AMA che possa indicare, segnalare e consigliare al cittadino anziano che è in difficoltà come conferire, capisco perché la sinistra italiana non ricopre più quel ruolo. Quando la sinistra mi dice abbiamo introdotto l'educazione civica nelle scuole, allora io capisco un'altra cosa, perché invece quella stessa sinistra l'ha distrutta la scuola pubblica, mettendo degli amministratori delegati al posto dei presidi. Quale educazione civica? Non c'è ombra di educazione civica, c'è ombra di aziendalismo, che è tutt'altro che la sinistra. Quando la sinistra aggiustava i problemi dei rifiuti su Roma e li conferiva nella discarica di Cerroni, per cui Marina è stato obbligato dalla Comunità Europea a chiuderla perché era illegale e forniva dei danni ambientali permanenti che viviamo tutt'oggi, ecco come gestivano i rifiuti. Quali sono le proposte pratiche? Quali sono? Non ci sono mai state. Non solo non l'avete fatte, avete distrutto questo paese dall'A alla Z, dal sistema dell'istruzione, al sistema della sensibilizzazione, al sistema del conferimento rifiuti, puntando ancora oggi sui termovalorizzatori. Vuol dire che io brucio i rifiuti, li mando nell'aria e faccio morire tuo figlio che avrà fra 20 anni. Di che stiamo parlando? Di cosa parliamo? Noi con questi atti che non sono capiti, non sono letti, non si è capito bene, manco lo voglio capire, stiamo, se non si è compreso, inviando delle proposte progettuali al comune con cui stiamo seguendo un percorso costruttivo, perché la nostra bocciatura, altra fandonia che ho sentito, attaccata alla sindaca Raggi, anch'io ho risposto a giornalisti che mi hanno chiamato per interviste sui giornali, perché siete l'unico municipio 5 Stelle che ha bocciato il contratto di servizio? Perché in maniera costruttiva ti diciamo che non funziona, perché è simile al precedente, ecco perché. Allora, onde evitare questo problema anche in futuro, stiamo fornendo delle proposte, sono proposte che vengono dal basso, dai cittadini, dal territorio, no? Che insieme queste proposte vanno a risolvere, quantomeno se applicate, perché con Alemanno io non ci metto bocca su Alemanno, manco mi interessa di metterci bocca su Alemanno,
anche perché il PD è ovvio che ha motivazioni di, di denigrare Alemanno, perché negli ultimi 50 anni, 20 anni, 30 anni l'unico periodo di destra è stato quello, mica si tiene la zappa sui piedi, parlano di Alemanno, mi sembra giusto, ma è lo stesso fascio, è stato il deserto totale con Alemanno, con Marino, con Veltroni, uguale. Uguale, adesso c'è la problematica, si sta risolvendo parzialmente, forse no. Noi abbiamo bocciato il contratto di servizio, giusto per farvi capire. Che cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo impostando alcune progettualità. Poi il dato generale, ovviamente c'è la regione che scarica sul comune, il comune che scarica sulla regione. Alla fine il ministro Costa metterà un commissario per gestire tutta questa situazione, c'è Zingaretti invece di governare va in giro a fare la campagna elettorale, sta in ogni TV a parlare chissà di cosa. Allora il punto qui, prima che tecnico, è politico. Allora stiamo facendo proposte, proposte non ne abbiamo viste. E non ne abbiamo viste perché in questi 20-30 anni di governo di qualsiasi parte politica è stato un fallimento totale. Falliamo pure noi? Può essere. Non si sa, non si sa, perché il governo non è finito, perché ancora stiamo governando e forse c'è ancora un barlume di possibilità. E torniamo, e chiudo Presidente, sulla questione annosa del bilancio, non bilancio. Questo è un altro motivo per cui la sinistra sta dove sta, perché il bilancio in AMA era fatto e votato per portare dei crediti e dei vantaggi ai dirigenti di AMA, lasciando i debiti alla cittadinanza romana. Allora io voglio vedere questo bilancio che fine avrebbe fatto con un governo Marino, con un governo Alemanno, con un governo Veltroni, con un governo Rutelli e chi che sia. E chi che sia. Io trovo vergognoso che si parli ancora di termovalorizzatori, che si parli di educazione civica, non si è vista l'ombra, l'ombra non c'è. Di che parliamo? Fandonie, ecco di che parliamo. Cortesemente, cortesemente, consiglieri, è iscritta. Vorrei rispondere anche io per fatto personale, per mi hanno citato dopo. Sì, cortesemente, consigliera, cortesemente. Scusi, per fatto allora, personale anche mi ha citato prima. Sì. Allora, è iscritta a parlare la consigliera Aviano, prego. No, Presidente, mi scusi, voglio specificare che non so se si tratta del consigliere Giannone, ma io non ho citato nessuno. No, mi ha citato la collega, lei. No? Ah, collega, ha citato la collega dalla parte sua. Beh, quindi posso parlare? Signori, cortesemente. Mi ha citato anche lui prima. Signori consiglieri, cortesemente, lasciamo parlare la consigliera. Cioè, noi facciamo il stesso gruppo. Vi siete inventate un voto di forza. Prego, Presidente, guardi, Diano, facciamo prego. Così perché vedo un po' d'agitazione, la ringrazio. Io cedo il mio turno ai colleghi che ritengono di dover parlare, mi riservo di parlare dopo di loro, così almeno poi non c'è il bisbiglio. Non esiste una cosa del genere. Ah, va bene, perfetto. Magari leggere il regolamento. No, cortesemente. Allora. Grazie, perché capita spesso. Consigliera, cortesemente rispondo io. Grazie. Capita spesso. Che non ci sono i vigili. Cortesemente. Siccome, dato che capita spesso, non è possibile. Grazie, quindi gentilmente. Sono contenta conferire di questa conferma perché spesso capita di parlare. Capita spesso di parlare sopra ad altre voci, quindi grazie per avermelo confermato. Dunque, io avrei preferito non intervenire questa. Sospendi perché non ci sono i vigili. Facciamo il vabbè, aspettiamo la polizia locale? Va bene. Sospendiamo, grazie. Allora, riprendiamo la seduta, eravamo rimasti agli interventi, era iscritta a parlare la consigliera Ariano. Prego, consigliera. Grazie Presidente, io in realtà semplicemente volevo fare un piccolo richiamo, rimango un po' sorpresa, vabbè, in parte una parte del mio intervento nei contenuti sono stati anticipati dal consigliere Guido, che ringrazio, anche perché dopo questa sospensione magari si è perso un po' il filo del discorso. Io ho perso i primi interventi, sono arrivata in corso di trattazione dell'argomento, quindi
Posso dire solamente che per quanto ci siano una serie di problematiche collegate ovviamente ai servizi, al contratto di servizio che come abbiamo dibattuto in maniera molto approfondita nelle scorse occasioni, nasce anche da linee guida che purtroppo non sono state modificate da parte di questa amministrazione. Quindi noi abbiamo un contratto che ha già dimostrato la sua carenza sin dal 2016, doveva scadere appunto a 31 dicembre del 2018, ad oggi la proroga ulteriore al 31 di maggio 2019, ci troviamo praticamente con le stesse cose che l'amministrazione precedente aveva, anche se ovviamente per mezzo del commissario, aveva licenziato. Quindi è sotto gli occhi di tutti che le criticità sono annose. Rimane sempre molto sorpresa, rimangono sempre sorpresi i cittadini a pensare che tutti i mali di Roma siano nati, siano stati generati e siano stati lasciati a questa città da parte dei cinque anni di gestione di Alemanno, però effettivamente evidentemente è così, la memoria genera futuro e evidentemente Roma è nata anziché oltre 2000 anni fa, è nata nel 2008-2009. Per quanto riguarda invece il richiamo che volevo fare in questa giornata, dato che oggi ricorre la data dell'anniversario della strage di Capaci, banalizzare gli incendi ai cassonetti nel nostro territorio, sinceramente mi pare, proprio in una giornata in cui si dovrebbe fare maggior richiamo alla legalità, un pochino superficiale. Quindi il mio unico proposito di questo intervento è: ci sono criticità, ci sono gestioni magari sicuramente non ottimali, non performanti dei contratti che vengono affidati dalle nostre municipalizzate, però banalizzare atti di illegalità nel nostro territorio secondo me non è da istituzione, soprattutto in una giornata come questa di oggi. Ricordiamo la strage di Capaci, nella quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e tre degli uomini della sua scorta. Quindi semplicemente questo. Grazie. È iscritta a parlare la consigliera Circoni, prego. Io colgo, perché avrei iniziato il mio intervento nello stesso modo con cui l'ha concluso il consigliere che mi ha preceduto, con un ricordo a quella che è stata la strage di Capaci e con un ricordo, o meglio, speriamo che non sia semplicemente un ricordo ma che sia poi un sentimento generale di contrasto a qualsiasi tipo di mafia. Chiudo perché diciamo... Spero che ognuno di noi avrà un pensiero e diciamo porterà il suo pensiero condividendolo con tutti i cittadini di questa città. La cosa che mi ha fatto sorridere, e cambio argomento, quindi vengo a noi, è che ho sentito dire: capisco perché la sinistra non governa più. E io vi dico: capisco perché il Movimento 5 Stelle è in crollo totale. Per questo motivo. Consiglieri, cortesemente, lasciate parlare la collega. La cosa che mi fa ancora più ridere è proprio perché non se ne rendono conto. Quindi li ringrazio, perché è la dimostrazione di come a volte, purtroppo, quando si entra nelle istituzioni si dimentica tutto il resto, ed è l'errore che hanno fatto le vecchie amministrazioni e che sta facendo questa amministrazione. Perché purtroppo la verità è che a quasi tre anni questa amministrazione non è stata in grado di realizzare un solo impianto e neanche di iniziarlo. 50% dei mezzi, il 50% dei mezzi sono fermi, ed è questo il cambiamento che volevamo portare. È questo il cambiamento. A me fa piacere che borbottano, perché quando qualcuno borbotta significa c'è qualcosa, che qualcuno che l'ha toccata nel punto dolente. E purtroppo io vi chiedo, col rispetto, perché io non ho fiatato quando qualcuno di voi ha parlato, pur sentendo tutte le cose che sono state dette e che probabilmente avremmo dovuto tirarci in piedi. Roma oggi produce 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti. Sono aumentati rispetto agli anni precedenti, aumentati, ma come non aveva detto la giunta Raggi e l'amministrazione: arriveremo e ridurremo i rifiuti. E oggi noi in settimo municipio ci occupiamo degli ecovolontari,
perché il discorso che hanno fatto precedentemente i colleghi su chi li formerà, sui costi della formazione, cioè noi decidiamo di prendere delle persone, di creare tre isole ecologiche, altre isole ecologiche sul territorio, senza capire che il problema è a monte. Questi rifiuti, come li smaltiamo? Non basterà una persona che si metta accanto al cassonetto e ti dirà butta la plastica qua, butta la carta qua. Il problema, se vivete questo territorio, è come questi rifiuti vengono smaltiti. I ritiri non vengono effettuati nelle zone dove c'è il porta a porta, l'umido rimane all'interno delle case. La mia domanda è: dove vivete quando proponete queste cose? Dove vivete? Perché se vi fate un giro per le strade, se ve lo fate in extragra, se ve lo fate in zona Tuscolana e anche zona San Giovanni, in queste tre zone dove pensate di mettere le isole ecologiche, i cittadini sono neri, i cittadini sono arrabbiati neri, perché queste non sono risposte sensate, queste non sono risposte che in qualche modo risolvono la situazione. E mi viene da ridere a pensare che voi stessi che avete votato Raggi, l'avete portata avanti, la continuate a sostenere, possiate dire, beh, nel contratto di servizi AMA non è cambiato nulla. Se non è cambiato nulla, sfiduciate questo sindaco. Se non è cambiato nulla, non proponete gli ecovolontari che non risolvono. E se criticate Alemanno, Veltroni e chi vi ha preceduto, cosa che ho sentito dire, è evidente che se il contratto di servizi è lo stesso non siete tanto diversi dagli altri. E non si può dire no, ma è la Raggi, qua siamo diversi, no, perché sostenete questa amministrazione, la continuate a sostenere, quindi siete complici allo stesso modo, complici allo stesso modo del disastro che sta avvenendo a Roma. Io chiudo dicendo semplicemente che non voteremo questa delibera, non la voteremo, questa risoluzione, e mi dispiace far presente che probabilmente le uniche cose che negli ultimi anni l'amministrazione tutta, di tutti i municipi governati dal Movimento 5 Stelle, questo compreso, sono stati più occupati a dare colpe agli altri piuttosto che a pensare di dare veramente un futuro a Roma. Altri interventi? Ce ne sono? Prego, consigliere. Io sono stato in questi anni sempre attento alle proposte che venivano da diversi gruppi politici, ma anche rispetto a questo, chiaramente la proposta di risoluzione accolta assistita, chiaramente dobbiamo dire qualche cosa, ma non so se questo sia un autogol, questa presentazione di una risoluzione di questo tipo. Io penso un po' è come curare col bicarbonato una malattia mortale, cioè voglio dire, sì, si possono fare tutti questi, cerchiamo di fare tutte queste piccole cosine, però dobbiamo renderci conto che AMA purtroppo, sofferente negli anni, adesso non partiamo dai cartaginesi, oggi ho parlato degli antichi romani, però voglio dire, parliamo degli ultimi anni e dico che AMA è stata sempre in grossa difficoltà. Oggi possiamo dire che ormai è moribonda, se non morta l'AMA. È incapace ormai di dare anche le risposte minime ai cittadini, mancano i capi, non si riesce a approvare il bilancio, ma io non lo so, non si possono fare investimenti, non si può assumere personale, dico è una tragedia e noi tiriamo fuori questa propostina che vabbè, può pure avere un piccolo valore, ma rispetto alla tragedia è il bicarbonato, allora un malato grave noi gli diamo il bicarbonato, qualche santone ci prova. Però voglio dire, i risultati, se ci sono, sono di una scarsità incredibile. La gente è inferocita nei confronti di AMA, è inferocita,
Ecco, lo dobbiamo dire, andate, girate per i quartieri, girate in mezzo alla gente, parlate di AMA. Voglio dire, io quasi, voglio dire, ho cancellato il discorso di essere vicepresidente dell'osservatorio perché mi dicono, ma anche tu stai in mezzo a loro. Ma io ho detto, vabbè, io cerco di essere propositivo nell'osservatorio che ormai non si riunisce più, anche perché giustamente la presidenza dell'osservatorio capisce che non è il caso di confrontare con i cittadini e parlare di AMA. Ecco, oggi tira fuori questo, vabbè, la buona volontà, diamo sto bicarbonato a un malato mortale, diamolo, proviamo. Io penso il risultato è un risultato che certamente non ci può essere un risultato rispetto a questa situazione, perciò io penso che farebbero bene i 5 Stelle a stendere anche loro un velo pietoso e rispetto al servizio e pensare di cambiare tutto in AMA, di, forse il caso pure di cambiare la sindaca, come il caso di cambiare gli assessori che non ci sono, è il caso di cambiare tutto. AMA va rifondata, va ricreata una nuova AMA, senza partire dai cartaginesi, però l'AMA va rifondata, rifatta, non funziona. Perciò, ecco, rispetto a questo fate una riflessione e cercate di dare risposte ai cittadini. I cittadini meritano, i cittadini romani, risposte serie rispetto ad AMA, non bicarbonato che non dà nessun sollievo a un malato grave qual è il comune di Roma e la città di Roma. Grazie, altri interventi? Ci sono, prego consigliere. Grazie Presidente. Nell'affrontare questa proposta di risoluzione e nel fare l'intervento mi vengono in mente alcune considerazioni. Simpatica è stata la battuta della collega Cerconi che giustamente ha messo in evidenza che tra prima e oggi, no, forse non è cambiato nulla, quindi ha detto che se la sinistra non ha governato più c'è motivo, se oggi voi a livello comunale state perdendo terreno è perché state perdendo su questo argomento, su questo settore che l'AMA, quindi la pulizia della città, vi sta dando contro, vi sta andando contro. E mi rendo anche, la seconda battuta è che è evidente che state cercando in questo municipio di trovare le cosiddette, come si dice a Roma, pezze a colori, nel senso che state cercando comunque di non far scollare dal territorio la vostra azione che volete far percepire ai nostri cittadini che è diversa, perlomeno nell'intento, dall'azione comunale. E quindi nelle varie forme, nei vari atti, questo mi sembra che sia il terzo di un'azione mirata ad intervenire appunto nell'immaginario collettivo per la pulizia della città, mi sembra che la terza proposta che fate cercando appunto di trovare qualche, come diceva il mio collega, con pannicello caldo, con il bicarbonato di sodio, che vi posso assicurare è importante il bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio ha il suo effetto, non pensate che non ce l'abbia, costa poco e funziona, però rispetto, ma non solo digestivo, fa tante altre cose, però rispetto a quello che è l'enormità, no, il macigno, la montagna che ci troviamo di fronte a dover affrontare, certo risulta essere lieve e marginale. Ma io dico anche una cosa, non è che dipende da noi questo tipo di intervento, non è che dipende da noi la risoluzione di tutti i mali, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo un altro ruolo, il municipio ha un altro ruolo. E quindi avendo anche
cioè avendo anche appreso un po' il senso di quello che voi cercate di introdurre, no? Come si dice, a livello anche di proposta, che è apprezzabile, come diceva anche l'altro collega. Però certo noi non possiamo andare appresso a un obiettivo dell'amministrazione comunale che cambia col il tempo, cioè non possiamo sempre dire da oggi, no? A 3 anni il 70%, da domani a 3 anni, no? Il 68%, cioè, perché sono passati, il tempo è passato, quindi non è che avete detto da 2016 al 2021 avremmo dovuto fare questo. Partire da oggi è pleonastico, cioè riduttivo, perché comunque questi 2 anni e mezzo che abbiamo fatto, cioè non si evince da un passaggio come questo, e immagino che la politica è sfumatura a volte nel far capire certi messaggi, non si intuisce che voi per 2 anni e mezzo, e utilizzo il voi non perché siate responsabili, voi come municipio, come maggioranza, ma dico voi gestione, no, della città, in 2 anni e mezzo, cioè, abbiamo risolto tutti quei passaggi amministrativi, tecnici, burocratici, oggi siamo pronti per arrivare al fine, al risultato, e quindi da qui a 3 anni risolviamo quello che dobbiamo risolvere. Sarebbe già un qualcosa, nessuno far mago. E quindi il fatto di fare il mago, no, e prevedere il futuro, secondo me chi ci riesce non sta in quest'aula, perché farebbe altre, sarebbe da altre parti, no, a migliore condizione. Però perlomeno è un'impostazione, e da questo documento e da altri collegati che avete portato in questo periodo non si evince, cioè un inizio e una fine. Non si evince nel momento in cui il tempo che è passato è stato necessario per, da oggi in poi, il tempo verrà utilizzato per arrivare a un fine. Quindi se non c'è un inizio e una fine è normale che il discorso rimane monco. Dopodiché, anche l'idea di avere delle isole ecologiche maggiori di quelle che ci sono oggi, oppure di averle in ogni municipio, ne abbiamo parlato anche in diverse trasmissioni, anche alla presenza della vostra Presidente, della nostra Presidente, per cui ci siamo trovati a disquisire, potrebbe essere una cosa, come si dice, utile. Però noi prima dobbiamo, capito, cioè arrivare a organizzare un qualcosa che non può avere, non può trovare in questo, no? Non può trovare in questo passaggio la linfa necessaria per poter comunque risolvere a monte questioni annose. Nella difficoltà di poter trovare risultato, però comunque non riusciamo tramite questi percorsi a diluire il problema. Perché poi non siamo noi quelli, come dicevo prima, che dobbiamo curare, noi dobbiamo comunque cercare di far capire ai nostri cittadini che facciamo il massimo, no? Che punzecchiamo, che sollecitiamo, che rompiamo le cosiddette scatoline all'amministrazione centrale, al dipartimento, all'assessore, alla sindaca, al sindaco di Roma, affinché una porzione della nostra città possa essere, si possa trovare in condizioni adeguate. Perché dico una porzione della nostra città? Perché noi dobbiamo parlare per il nostro municipio. Infatti, quando ci troviamo a dire che più di 100 cassonetti sono stati bruciati, è una cosa che non accadeva non so quanti anni, o forse non è mai accaduta. C'è qualcosa che non funziona, quindi io sarei preoccupato, ok, strutturalmente, mentalmente, di come poter arginare questa situazione. E io quello che non vedo poi, chiudo Presidente,
Poi se questo atto, questi indirizzi servono per calmare gli animi dei nostri amici del nostro territorio, dei nostri abitanti, questo non lo so se ci riuscite, questo non lo so, però quello che invece non vedo, e non so perché avevo anche condiviso politicamente l'esposizione della nostra Presidente del Consiglio Comunale, ne abbiamo fatto anche, mi sembra, in aula degli apprezzamenti anche dal punto di vista comunicati, cioè che comunque il Presidente di questo municipio si fosse messo alla condizione di dover dire cose molto dure e precise per salvaguardare non solo quello che il nostro municipio rappresenta, ma anche questo Consiglio, noi stessi. Quindi si era caricata sulle spalle un certo tipo di comportamento e non vedo, o non lo intuisco, oppure ovviamente se lo capisco io lo capiscono tutti, non vedo questo collegamento, non vedo la Presidente qui a cercare di utilizzare lo strumento, a dare maggiore forza, non vedo una risposta che sarebbe stata intelligente da parte della Presidente in quest'Aula su questo atto e su altri collegati a dire non ci siamo fermati da quel giorno lì. Perché la sensazione sembra che dopo aver sparato contro e dopo lo tsunami dell'assessore Montanari, del CDA di Ama, eccetera, eccetera, questo municipio, quindi non so Roma che cosa stia facendo, ma questo municipio doveva essere partito alla grande, cioè dimostrando e rappresentando una questione importante, sembra che si sia arenato, fermato, ma non per volontà, forse anche per, sembra, dice ok, non si può fare niente, quindi alla fine no? Mi arrendo. Oppure invece se sta facendo qualcosa, cari colleghi consiglieri di maggioranza, è intelligente farlo sapere, perché se no chi sta da quest'altra parte giustamente trova e pensa e vede con un'ottica diversa, non c'ha la vostra di ottica che arriva e riesce a percorrere le stanze, gli uffici, i vari riferimenti, gli assessori, eccetera, i dipartimenti. Noi abbiamo più difficoltà, quindi se ci date le notizie e sfruttate gli atti con chi di dovere, sto finendo, ho finito, bene, è mezzo, se no ci lasciate immaginare. E se ci lasciate immaginare non è che vediamo quello che vedete voi e quindi i pensieri possono essere diversi. Non sono criminalizzabili, non sono, come si dice, condannabili, sono pensieri di gente che comunque, vedendo in giro quello che vede e che vedete pure voi, si rende conto che le cose non vanno bene. Però, chiudo, grazie, questo municipio ha fatto delle cose e sarebbe stato utile avere testimonianza di un percorso che continua, non cercando di ottenere, no, qualcosa che non ci darà nessuno con tutto il casino che ce l'ha, o a meno che voi avete la certezza, però dimostrate che avete la certezza di ottenere questa roba. Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliere principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, no, la campagna è in effetti, la campagna elettorale è un momento eccezionale, ricompaiono consiglieri che sembravano perduti, meraviglioso, nessun intervento nel merito della proposta, ci è stato detto che siamo complici, ci è stato imputato che abbiamo bocciato il contratto, che siamo occupati addirittura a dare le colpe agli altri, si è arrivato al punto di dire a noi, proprio a noi, scendete tra la gente. Beh, almeno su questo punto lezioni non ne possiamo accettare. Noi siamo nati nelle piazze, siamo nati tra la gente e siamo saliti al governo di questa città e di questa nazione proprio perché voi eravate completamente distaccati dalla realtà. Per quanto riguarda la nostra funzione nello specifico e le proposte che in passato ed oggi stiamo presentando,
sul discorso della raccolta dei rifiuti, io vorrei ricordare che noi siamo d'impulso per l'amministrazione capitolina e l'abbiamo dimostrato più volte, perché il consiglio di questo municipio, a maggioranza Movimento 5 Stelle, ha bocciato la proposta di contratto. E questo non significa né andare contro la sindaca né fare ostruzionismo, ma proprio sfruttare quella che è la nostra mansione, una delle tante, che è quella di indirizzo per l'Assemblea Capitolina. Quindi le nostre proposte che avete citato anche voi, quelle delle guardie, dei volontari e anche questa di oggi, sono delle proposte che sicuramente non vanno a risolvere la problematica della raccolta dei rifiuti, ma sono un impulso della nostra amministrazione per affrontare una problematica con quelli che sono gli strumenti a nostra disposizione. Quindi io veramente non riesco a capire come si può essere contrari al dispositivo di questa risoluzione. Qui viene richiesto di avviare una sperimentazione di postazioni di raccolta assistita nel territorio municipale, individuando tre aree nel nostro municipio, immaginandolo suddiviso in quella che è la morfologia del territorio, no? La parte extragra, la parte tuscolana e l'Appio Latino. Cosa c'è di strano in questo? Io non riesco veramente a capirlo. Come non capisco la sorpresa da parte di alcuni di iniziare questa sperimentazione nelle zone a più alta densità abitativa. La sperimentazione deve iniziare da lì, è un senso logico che inizi da lì, perché iniziare dove non ci sono problemi o dove ci sono pochissimi problemi non ci dà la possibilità di studiare il fenomeno nella sua interezza e apportare i giusti correttivi. Come si fa ad essere contrari a dotare le postazioni di raccolta assistita di un presidio da parte degli operatori dell'AMA per fornire assistenza e informazioni ai cittadini? Come si può essere contrari a questo? Come si può essere contrari al fatto che l'operatore AMA, dotato di mezzi e automezzi idonei, dovrebbe conferire gli stessi presso la più vicina isola ecologica? Come si può essere contrari a questo? Come si può essere contrari, e qui mi riferisco a chi citava l'educazione civica nelle scuole, ad organizzare corsi in collaborazione con AMA per informare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti? Quello che mi pare particolarmente fuori luogo è che queste osservazioni arrivino proprio da chi queste figure le ha istituite. Cioè, chi nel passato ha istituito la figura dell'operatore AMA, l'operatore di quartiere, no? Con tanto di foto, articoli di giornale in cui si mostrava la grande forza di questa novità, in cui l'operatore spiega ai cittadini come funziona la raccolta differenziata, qual è il corretto conferimento dei rifiuti. Adesso, in una proposta, solo perché c'è scritto Movimento 5 Stelle, in cui si richiede di organizzare i corsi in collaborazione con AMA, coinvolgendo anche le realtà locali, perché noi, che tra i cittadini, che siamo nati dai cittadini e che con i cittadini rimaniamo sempre in contatto, a differenza di qualcun altro, crediamo che sia importante, come richiesto nel dispositivo di questo atto, anche coinvolgere le realtà locali. Perché quando noi parliamo di fare rete, non ci riferiamo esclusivamente alla rete internet, ma soprattutto alla rete tra le realtà del territorio, cittadini, comitati di quartiere, associazioni. E cosa c'è di sbagliato nel fare rete per informare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti, creando un gruppo di ecovolontari? Per facilitare la diffusione di tali informazioni. Spiegatemi cosa c'è di sbagliato in questo. Allora,
Il discorso è molto semplice. Noi entriamo nel merito delle questioni e non abbiamo mai avuto difficoltà, e gli atti lo dimostrano, a votare delle proposte che non fossero di nostra iniziativa, a discutere sui temi. Mentre dall'altra parte, salvo alcuni casi straordinari, non si entra nel merito delle proposte, non si affrontano le discussioni, perché io capisco avere delle prospettive diverse, fa parte di ciascuno di noi, è giusto così. Però, come dire, opporsi a prescindere, senza approfondire i temi, io lo credo che sia anche irrispettoso dei cittadini che alcuni si vantano tanto di rappresentare. Per questo veramente ho difficoltà a capire come si possa arrivare a bocciare una proposta di questo tipo, che ribadisco non risolve sicuramente il problema generale, ma è una prospettiva, un punto d'inizio, un punto per migliorare le cose nel nostro piccolo. Una proposta che secondo me si può assolutamente accogliere, senza come dire, abbandonare il fatto che comunque è necessario un intervento strutturale preciso come quello che ci avete ricordato. Ma spiegatemi cosa c'è di male nell'approvare una proposta di questo tipo. Grazie Presidente. Grazie. Altri interventi? Non ce ne sono. Il consigliere Giannone mi aveva fatto un richiamo all'articolo 65, se vuole conferire, prego. Sì, a 3 minuti di tempo. Sì, io volevo, grazie, solamente avere l'occasione di esprimere meglio il mio pensiero quando ho fatto l'intervento. E so bene che i rifiuti di Roma Capitale viaggiano, e quindi so bene che sono esportati fuori anche all'estero, e so bene che questo ha un costo rilevante sul servizio. E infatti il mio intervento poneva invece l'accento su un'affermazione fatta dal consigliere, il quale invece riteneva utile avere dei termovalorizzatori al centro delle città. Quindi io volevo solamente esprimere specificare questo punto. So bene che il giro che fanno i rifiuti, e non è una cosa che approvo naturalmente, ma non approvo neanche la presenza di inceneritori al centro della città, ma non approvo neanche la presenza di inceneritori, perché il modello è questo, ormai è un dato di fatto accettato in Europa, nel mondo, e ci sono centinaia di associazioni ambientaliste che si occupano di rifiuti, che mettono al primo punto il ripensare il processo di produzione che preveda la riduzione dei rifiuti, che prevede poi una riduzione degli impacchettamenti, prevede una riduzione un riuso, un riciclo, e solo alla fine di questa piramide rovesciata, che tutti quanti potrete trovare su internet, sulla gestione corretta dei rifiuti, ci sono gli inceneritori. Quindi volevo che fosse ben chiara la mia posizione. Non era certamente per detta a caso. Grazie Presidente per avermi dato questa opportunità di chiarimento. Grazie a lei. Passiamo alla fase delle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Giuliano. Grazie, ci tengo a farla particolarmente dopo aver ovviamente sentito anche l'intervento del collega Principato, che in modo molto pacato ha cercato di chiedere che cosa, perché non si può votare un atto di questo tipo. Non c'è niente di male in questo atto, nel leggere questa risoluzione, ci mancherebbe altro. Il problema è politico,
cioè si è contrari perché questo risultato dovrebbe essere avallato da AMA in collaborazione con AMA, e quindi non è nel contenuto, ma politicamente non c'è fiducia in questa amministrazione comunale, che non ha ancora nominato un assessore, non ha un CDA di AMA, il bilancio non è stato approvato e non abbiamo neanche, abbiamo anche avuto una dimostrazione nel tempo, anche se passato, che nel momento in cui noi abbiamo fatto un consiglio su questo argomento ed è venuto l'allora amministratore delegato Bina, che ha anche recepito cose di buonsenso da questo consiglio, dopo un mese, due, è stato tolto, è stato spostato, quindi per dire che fiducia possiamo avere nei confronti di AMA o di chi la gestisce. Per cui non è tanto, e quindi questo per quanto mi riguarda voglio essere chiaro, quello che viene scritto l'abbiamo letto, nell'averlo letto ha anche senso, ci mancherebbe altro, è la fiducia che poi ne riportiamo né chi dovrebbe darci una mano ad attuare questo, e quindi è lì che noi non abbiamo fiducia, non va messa in questo modo, cioè non dobbiamo collegarla con l'AMA, perché nel momento in cui tocchiamo AMA, il mondo AMA, si apre tra virgolette un altro mondo, e quindi poi tutto quello che è intelligente si disperde. Quindi quello che è, diciamo, quindi alla fine è un ragionamento che quando noi chiedemmo una banalità, una semplicità in quel consiglio famoso dell'operatore ecologico di quartiere, il famoso Netturbino, chiamatelo come volete, che puliva le strade con il carretto e che Bina... Consigliere, cortesemente una dichiarazione di voto. E quindi la dichiarazione si è fatta deve avviare è questa. Verso la conclusione perché sono passati 3 minuti, grazie. Non sono passati, siamo a 2.80. Sono passati 3 minuti, grazie. 2.80 sono passati, grazie Presidente. Stemperavo, però chiudo dicendo che quello era una cosa importante che avrebbe dato un senso nell'immaginario collettivo di qualcosa che si sarebbe mosso, no? Cioè avere la persona lì come vecchia maniera che comunque controllava, puliva, poteva comunque dare indicazioni, vedeva i gas, capito? Cioè, quindi vedendo le strade era il primo riferimento, no? Per l'azienda. Eppure in questo nuovo contratto che abbiamo bocciato tutti, vogliono togliere il 30% della pulizia delle strade, vogliono diminuire. Quindi come facciamo ad avere fiducia? Di. Allora, voi pensate di fare questo tipo di proposta ed è lecito pensarlo. Noi è lecito dire bravi, però siccome è collegato a chi di dovere, la fiducia in questo senso, dopo varie dimostrazioni che vi ho elencato, non è che viene meno, non c'è proprio. Se verso di voi ci sono delle situazioni di rapporto, di confronto, quando serve per il territorio, ben venga, ma verso l'amministrazione, per questo che sono i risultati, con chi andiamo a parlare per ottenere sta roba? Quindi Fratelli d'Italia ovviamente è contraria. Grazie, prego consigliera Cerponi. La Lega, come abbiamo già detto, non parteciperà al voto. Ci tenevo, a, oltre alle motivazioni che abbiamo dato, anche a ricordare una piccola cosa. Quando parliamo di AMA parliamo anche di tanti, tantissimi lavoratori che ogni giorno fanno anche il loro dovere. E allora se su un contratto, e questo ce lo dobbiamo dire perché è così come succede con la polizia locale, così come succede con tante altre municipalizzate, poi si punta spesso il dito sull'operatore che lavora anche in condizioni disperate a volte, senza mezzi e veramente con tantissime difficoltà. Quindi io mi auguro, e lo dico anche ai colleghi della maggioranza, che questo sia un atto, sicuramente loro se ve lo approverete perché avete ovviamente la maggioranza, ma di rimboccarci veramente le maniche perché sta diventando una guerra, si dice tra poveri, io dico tra poveri cittadini, tra chi lavora e tutti i giorni si alza per fare il proprio lavoro, tra chi sta sulle strade tra i cittadini che non ne possono più della mancanza di igiene e della mancanza insomma di servizi adeguati ai servizi, a quello che paga, alle tasse che pagano. Pertanto noi non parteciperemo al voto, lasceremo l'aula, ma tanto adesso
c'è il voto e ci auguriamo però di fare veramente qualcosa di concreto, soprattutto che la maggioranza possa in qualche modo accorgersi che non ha fatto nulla fino adesso. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliera. E invece io sono meno diplomatica rispetto al consigliere Giuliano, però a me a Roma piace molto la figura del sordo e del compare, che è quello che sente quello che gli pare. E io rimango sempre un po' basita, perché poi c'è chi se le cose se le deve rileggere come fa comodo, e quella è un'altra figura ancora, ma sorvoliamo. Però io delle domande di merito invece le avevo fatte a questa, durante questa discussione e questo dibattito. Avevo chiesto in particolare dove fossero quelle risorse economiche che sono anche necessarie per poter mettere in piedi questo progetto. E qui abbiamo parlato tutti dei cartaginesi, poi abbiamo parlato un sacco di altre cose e nel merito l'Etruschi, dopo parliamo di Etruschi. Consigliere Toti. Però diciamo, nelle risposte nel merito, io anche a chi ha cercato poi un secondo momento di puntualizzare le proprie posizioni, francamente non le ho ricevute, e quindi diciamo non solo sono contraria per le cose che ho già detto durante il mio intervento, ma il Partito Democratico ancora una volta non può sopportare che quest'Aula diventi il luogo in cui poi, come abbiamo visto, la discussione si è anche allungata, quindi su un tema così importante occorre confrontarci, però non possiamo neanche più sopportare che arrivino delle pur legittime atti di indirizzo che non stanno però neanche in piedi, né dal punto di vista economico né dal punto di vista strutturale, perché i problemi di AMA li abbiamo detti e ripetuti, e quindi non avremmo probabilmente le condizioni per attuare questa e tutte le altre risoluzioni che quest'Aula, fortunatamente mai con l'avallo del Partito Democratico, mai, e va bene se stiamo all'opposizione, hai ragione, però non ci siamo mai caduti in questo tranello, perché quelle le buone idee hanno le gambe lunghe. Quando c'è, diciamo, nel fondo invece un'altra volontà, noi lo denunciamo senza farci preoccupare di quello che qualcun altro poi si può andare a rivendere come vuole. Quindi il Partito Democratico, ancora una volta, per coerenza, è contrario a questa proposta di risoluzione. Grazie, altre dichiarazioni? Prego, consigliere. Io già ho detto abbondantemente il discorso rispetto ad AMA, voglio dire, la gente, come ho detto in precedenza, è inferocita, è la parola giusta, nei confronti dell'AMA, la gente vuole risposte serie, forti. Rispetto a questo, come ho detto, è un bicarbonato a un malato mentale, a un malato mortale, scusate, un lapsus che potrebbe, non è proprio perfetto, però voglio dire, realmente la situazione è tragica, come ho detto. Io capisco che ci sono sforzi, anche minimi, da parte di questa maggioranza, ma sforzi assolutamente insignificanti rispetto a quello che dovrebbe essere. Invece rimettere in sesto veramente l'AMA e farla funzionare, non ci si riesce. Questa maggioranza non riesce a dare, e come ho detto in precedenza, l'AMA è stata sempre sofferente negli anni, perché non possiamo dire che non sia stata sofferente negli anni, oggi è una tragedia. Ecco, rispetto a questo i cittadini ce lo dicono ogni giorno, non solo il Movimento 5 Stelle gira in mezzo ai cittadini, perché forse se girasse di più sentirebbe le grida della gente rispetto a questo problema. Ecco, voglio dire, perciò state più in ascolto rispetto al problema AMA, perché cerchiamo così di risolvere, e noi siamo disponibili a dare il nostro contributo. Grazie, consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliera.
Allora, quando sento che non c'è un progetto di continuità a seguito del nostro, dell'intervento della nostra Presidente in Campidoglio, vi devo purtroppo smentire, perché 2-3 settimane fa abbiamo presentato un atto per la raccolta della plastica, cartone e RAI nelle scuole, che praticamente cosa sta a significare? In soldoni, che una scuola si può trasformare in una mini isola ecologica, diventa un punto di raccolta di materiali puliti che possono essere riciclati. Adesso abbiamo un altro atto e di seguito ci saranno altri atti. Per quanto riguarda appunto la raccolta della plastica nella scuola, visto che la parola ecoinformatori, ecovolontari vi ha fatto tanto ridere, per quanto riguarda le scuole, chi sarebbero gli ecoinformatori? Sono i bambini. I bambini faranno dei corsi di formazione, andranno a casa dei genitori e spiegheranno come si fa la raccolta differenziata, quindi non capisco la polemica. Rispondo a una domanda: come lo troviamo il personale? Allora, se i cassonetti vengono assemblati, diminuiranno i giri dei camion che girano per le strade, inquinando anche meno, si libereranno dei parcheggi e il personale che non dovrà girare più con questi camion per raccogliere da 50 miliardi di cassonetti che sono distribuiti, andrà su un piazzale, ad esempio Piazza dei Consoli, a raccogliere, diciamo, si libererà del personale che verrà utilizzato per la isola ecologica, quindi ci saranno anche forse più turni rispetto ai due che avevamo preventivato. Con la differenziata non c'è bisogno di termovalorizzatori. Questo devo rifarmi a quando il mio collega principato dice non avete studiato. Quindi non servono termovalorizzatori, servono degli impianti della regione, ma impianti di trattamento, servono solo questi. Voglio riparlare sempre di Tivoli mi è molto simpatica. Tivoli ha pochissimi abitanti, come in aula, Ah, Giuliano c'era. Eccolo, dov'è Giuliano? Ah, ok. E quindi riparlo comunque di Tivoli perché è un esempio vicino ed è un esempio molto utile. A Tivoli sono passati dal 40% al 70% di differenziata proprio con le isole ecologiche, senza termovalorizzatori, e sono riusciti addirittura a Tivoli nell'arco di 3 anni a ridurre la tari del 20%. È una cosa provata. Cosa fanno a Tivoli tutti i sabati? Fanno delle mini isole ecologiche sul RAE. Questo RAE viene venduto e il comune guadagna dei soldi. Inoltre hanno un mancato costo di smaltimento di questo RAE, quindi loro sono capaci di guadagnare 2 volte dai RAE. Non so se non è un esempio da prendere in considerazione Tivoli. Posso anche accennare che Tivoli probabilmente con delle consulenze, delle informazioni ci potrebbe anche essere molto di aiuto per quanto riguarda le mini isole ecologiche che metteremo qui nel nostro municipio. E ricordo come ultima frase, consigliera, sono scaduti 3 minuti, cortesemente se fa la dichiarazione perché devo... Vogliamo partire da qualcosa, quindi partiamo da quello. Quindi ecco, ribadisco che il Movimento 5 Stelle è assolutamente a favore, voterà a favore questa risoluzione. Grazie. Grazie. Bene, allora passiamo alle votazioni. Cortesemente al proprio posto. Vado. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Con 10 voti favorevoli e 4 contrari l'atto si intende approvato.
Passiamo all'ultimo punto dell'ordine dei lavori, proposta di risoluzione avente ad oggetto richiesta di sospensione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 80 del 23 novembre 2017 che approva il regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità ed avvio tavolo di confronto sulle procedure di selezione degli enti gestori del servizio. Relatore? Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, perché il Partito Democratico sia in Assemblea Capitolina, dove abbiamo già ricevuto però un voto contrario da parte dell'Aula, ma perché anche nei municipi si è deciso di entrare con questa proposta di risoluzione e perché nonostante quel voto contrario si è deciso comunque di tenere, diciamo, una finestra aperta su un tema che anche dalle discussioni che ci sono state nelle commissioni scuole e politiche sociali ha dimostrato di essere un contributo, quindi a differenza di quello che ci si rimprovera sempre, è, diciamo, una delle tante proposte che il Partito Democratico fa per e non contro, ma soprattutto è una proposta sulla quale si è voluto aprire una discussione che purtroppo nella città si sta facendo, perché la stanno guidando una parte di associazionismo terzo settore, consulta cittadina, perché c'è un'oggettiva criticità. Intanto questa proposta è stata presentata agli inizi di aprile, è stata discussa prima di Pasqua, quindi parliamo più di un mese fa, una prima volta, e ad oggi quello che si chiede, quindi in realtà di sospendere, diciamo, la possibilità di avviare un bando centralizzato, lo semplifico così, è in realtà ad oggi non c'è ancora il bando. E da quello che so, da una delle ultime discussioni che ci sono state, ovviamente non qui, l'assessora Baldassarre prevede che questa possa avvenire intorno alla metà di giugno, la pubblicazione di un bando unico che è, diciamo, la novità che stava dentro quel regolamento che tra l'altro anche questo municipio ha discusso sulla figura dei vecchi assistenti di educazione, vecchia EC, oggi denominati OEPA. Un regolamento che aveva avuto delle valutazioni positive da parte della consulta, da parte delle associazioni del terzo settore, delle cooperative, ma che aveva già nella sua fase di applicazione, anche da parte della stessa consulta cittadino, acceso un riflettore. Attenzione, perché se si introdurrà il bando unico cittadino occorrono dei tempi e delle modalità che devono essere il più possibile condivise con la città, con i municipi che, ricordo, sono quelli che da sempre erogano il servizio, e quindi ovviamente il cambiamento inducono delle necessità di intervento che devono essere valutati, perché stiamo parlando di un'assistenza che deve essere garantita a persone e a bambini che hanno una disabilità. Però probabilmente questo, diciamo, non è stato propriamente avvertita, questa necessità di sostenere con una partecipazione vera e robusta questo percorso e questo processo, tant'è che ad oggi, anche rispetto a quello che chiedevano le consulte, non è stato avviato un tavolo permanente, addirittura loro chiedevano un osservatorio, così come a volte è successo per le delibere che sono state approvate e che prevedono appunto dei cambiamenti importanti. E soprattutto quello che è emerso è, dal mio punto di vista, poi ovviamente loro, diciamo, presidenti delle commissioni, se vorranno intervenire, diranno che la situazione è diversa, ma da quello che ho percepito io, che ero completamente
priva di alcuna informazione rispetto a questo. Da quello che io ho udito in commissione, il nostro municipio, ma anche gli altri municipi di Roma, non sono stati coinvolti, che è un problema, perché i municipi sono quelli che hanno da sempre erogato il servizio e i municipi hanno avuto anche la capacità nel corso degli anni, e tutti, compreso questi, in cui non è vero che non c'erano dei problemi, e c'è stato, diciamo, anche confermato durante l'audizione in commissione, è stata fatta una procedura negoziata proprio per riandare in affidamento negli ultimi 3 mesi, scongiurando, ma questo sta tutto in collo ai municipi e ai nostri uffici UOSEX, perché hanno la capacità e anche la consapevolezza di quello che serve, di poter evitare che venga meno la continuità didattica per questi bambini, che è una prerogativa, è un requisito fondamentale sul quale non si può, diciamo, discutere. Grazie al lavoro degli uffici nostri, che conoscono le procedure, che conoscono il mondo del terzo settore, che conoscono gli enti gestori, sono stati in grado di dare delle risposte senza incidere sull'attività didattica di quei bambini. Farli e tenerli fuori, o comunque anche solo tenerli all'angolo di questa discussione, importantissima per la città, ma se è un cambiamento vero per la città gli va data forza e sostanza, e non va fatto nelle segrete stanze degli uffici, permettetemi, ma io lo so che con voi sfondo una porta aperta. Allora non si capisce perché noi non abbiamo, tra l'altro l'ho anche chiesto in modo ufficiale, un resoconto di quello che è uscito fuori da questi tavoli. Non è una cosa diversa, perché poi a settembre, che è il vero grande problema, se quel bando non sarà a posto, ma proprio perché è una novità, non perché qui non stiamo parlando di capacità o incapacità nel farlo, potrebbe anche essere il bando migliore del mondo, ma è un bando centralizzato che ha bisogno di tempo. E le commissioni valutatrici, che già nei nostri municipi ci mettevano un po' per assegnare, hanno bisogno di tempo per valutare, perché parliamo di tutta la città di Roma e non sarà il singolo municipio che se la gestisce da solo, se non in minima parte, perché poi sugli ambiti forse ci si appoggerà, ma non si conoscono, solo in una fase in cui non si ha però certezza. Noi sappiamo che oggi i lotti, perché poi il bando è diviso per lotti, non è per esempio di 5 lotti, ma invece è stato spostato a 3, e allora anche lì avremo la necessità di riadeguare gli ambiti territoriali alle risposte alle esigenze della cittadinanza, della scuola, della didattica, degli enti gestori, che sono quelli che sono poi, diciamo, pronti ad erogare il servizio. E questa risoluzione dice sostanzialmente questo: fermiamoci prima che sia troppo tardi. E nel frattempo non interrompiamo una procedura che tanto è arrivata. Qui stiamo andando di proroga dei termini in proroga dei termini. E se per giugno non ci sarà, inizialmente era arrivata una nota che si sarebbe chiuso tutto ad aprile. Poi è arrivata un'ulteriore proroga, non l'ho mai vista scritta in realtà, ma da quello che ci siamo detti durante le discussioni in commissione si sarebbe arrivati alla metà di maggio, siamo adesso alla metà di giugno, sempre per voci, vie informali. Insomma, intanto si va verso un periodo in cui ad agosto, insomma, gli uffici ci sono, non ci sono, c'è una difficoltà oggettiva da parte dell'amministrazione. Un bando così importante prevede che le forze ci siano tutte, i municipi funzionino tutti senza avere, ma in più ci servono i tempi tecnici. Quindi, e nel contempo, mentre magari fermate e vi mettete, leggo, diciamo, la risoluzione, ci fermiamo un attimo, vi fermate un attimo con l'attuazione, cercate di recuperare quella partecipazione che è stata carente, non è stata sufficiente. E quindi, se immagino l'abbiate letta, non lo so, però veramente c'entra alcuni problemi che sono stati riscontrati, perché poi parliamo di numeri. Intanto è emerso in commissione che c'è stato un aumento importante delle richieste. Passiamo da
siamo arrivati quasi a 700 bambini che hanno richiesto l'assistenza con gli OEPA, diciamo. È una crescita esponenziale che ci è stata confermata anche dai nostri uffici, e in più oggi ci abbiamo detto che ci siamo attestati su una soglia insufficiente delle 10 ore di media a bambino. Pochissimo, è pochissimo, perché parliamo di 2 ore al giorno. E soprattutto, in vista di un aumento delle richieste, non abbiamo neanche oggi la contezza che ci siano delle coperture economiche. Questo è stato il motivo per cui si è dovuti intervenire nel corso dell'anno e si è andati ad una procedura negoziata, come ho detto prima. Poi c'è come sarà questo bando. Poi ci sono i termini per garantire agli operatori lo stesso contratto, e quindi ci sono le clausole sociali. Poi c'è la possibilità di evitare una proroga tecnica. E poi soprattutto c'è la necessità di conoscere, c'è la necessità di conoscere esattamente come si deve regolamentare la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia degli alunni con disabilità, quali saranno i termini, gli ambiti di applicazione, le modalità di avviamento e la tempistica, perché modificando radicalmente il sistema che fino ad oggi abbiamo avuto, è ovvio che occorre fare dell'informazione e anche agevolare gli uffici nella fase operativa che sarà successiva. Per tutto questo, non lo rileggo perché insomma, richiediamo di sospendere ciò che è previsto dal regolamento del servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità, approvato con la delibera 80 e con la parte che introduce tra l'altro il bando unico centralizzato, riaprire i tavoli di confronto e discussione sul tema per verificare l'ambito di applicazione del bando centralizzato e con esso le procedure di applicazione, garantire la continuità del servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità affinché questo non sia interrotto a causa di quanto sopraesposto e possa quindi essere garantito già l'apertura dell'anno scolastico. Grazie. Interventi? Prego. Grazie Presidente. Allora, questa risoluzione è stata portata qualche settimana fa in commissione congiunta sociale e scuola per una sua valutazione nel merito. Allora, abbiamo ascoltato in quell'occasione anche gli uffici che ci hanno dato un supporto per comprendere appunto gli impatti di quanto richiesto dal Risolve, e mi fa specie poi ascoltare un intervento in cui praticamente se fosse attuata questa i tre punti, noi avremmo un blocco del servizio di fatto. Vogliamo questo? No, perché leggendo quello che c'è scritto, è questo l'effetto che sarà. Allora, non mi venite a dire che questo è un intervento costruttivo, questo è un intervento assolutamente proditorio. Per la prima volta abbiamo creato, il Campidoglio ci ha dato un regolamento su questa disciplina, su questo servizio, che disciplina il servizio, perché prima non c'era, quindi delle regole certe per tutti i municipi, perché prima il servizio era municipalizzato, nel senso che i municipi che provvedevano alla gestione, all'organizzazione, all'emissione dei bandi, anche a descrivere il servizio nel suo funzionamento in modo assolutamente disomogeneo tra tutte le parti, tra tutti i municipi, per un servizio che effettivamente è dato al bambino del municipio settimo, così come anche al bambino del municipio quattordicesimo, per garantire la sua partecipazione all'obbligo scolastico. Ora, leggiamo bene, siccome il bando unico che si chiede di
di sospendere è regolamentato da un regolamento, noi stiamo dicendo che sospendere la disposizione del regolamento significa sospendere il bando. Questo quando i municipi si sono già organizzati nel prevedere la modalità centralizzata e quindi a non provvedere all'emissione, alla preparazione di un ulteriore bando municipalizzato. I bandi che adesso sono in corso sono stati, diciamo, quasi tutti pensati per terminare alla fine dell'anno 2019 e con il nuovo anno dovrebbe entrare in vigore i contratti applicativi, quindi l'affidamento con contratto applicativo dei vincitori dell'accordo quadro. Cosa significa questo? Che disporre immediatamente la sospensione della disposizione del regolamento per il servizio educativo eccetera eccetera nella parte in cui introduce l'utilizzo di un bando significa lasciare scoperta la città di uno strumento che permetta di poter affidare il servizio dal 1 gennaio 2020. Se ne faranno carico. Noi non ci prendiamo questa responsabilità. Riaprire i tavoli di confronto e discussione sul tema per verificare l'ambito di applicazione del bando centralizzato e con esso le procedure di applicazione. Allora, questo processo è un processo come anche l'ambito di applicazione, eccetera. Io qui capisco che voglia parlare di come debba essere fatto il bando. L'abbiamo detto non so quante centinaia di volte dal luglio 2016, che i bandi, ahimè, sono fatti dagli uffici nelle segrete stanze, sì, sono fatti nelle segrete stanze e la politica può dare degli indirizzi, ha dato un regolamento, ha stabilito delle linee guida e quindi gli uffici sono autonomi nel portare avanti la definizione di un bando di gara, di un capitolato, nel rispetto del regolamento, che prima non c'era però e che oggi sì, e che dice l'articolo 3 per esempio che deve essere garantita la continuità di servizio, quindi non è che stiamo dicendo che il regolamento è generico, il regolamento scende su funzionamento del servizio, scende su alcuni punti in particolare che devono essere rispettati. E quindi ora riaprire i tavoli di confronto quando il processo di produzione generazione di questo regolamento ha visto la partecipazione cittadina degli operatori, degli organismi e noi abbiamo fatto degli incontri nel nostro municipio, abbiamo fatto gli inviti nelle commissioni, commissione scuola, ora mi sembra che vuol dire la partecipazione ci sia stata. Vogliamo partecipare alla redazione del bando? Non so, vediamo cosa ne pensa il direttore dell'area del Dipartimento Politiche Scolastiche, Servizi Educativi. Magari a lui piace l'idea. E garantire la continuità del servizio educativo per l'autonomia con disabilità, eccetera, eccetera, non si è interrotto a causa di quanto sovraesposto. Ecco, questo è un punto che va in antitesi, perché come si fa a garantire la continuità di un servizio quando tu stai bloccando un bando? Lo sappiamo ormai che le proroghe tecniche si fanno nelle more di un bando, se il bando non c'è, come si può provare, pensare che gli uffici, un dirigente municipale possa prorogare il bando? Ecco, io a questi interrogativi non so rispondere, per questo motivo in commissione abbiamo espresso un parere negativo, perché vedete, non è che si può scrivere una risoluzione ascoltando, cercando di interpretare quelli che sono i malumori di qualcuno, di una parte, eccetera. Tra parentesi, si è fatto riferimento a un certo fermento nel settore in questo settore da parte degli operatori EC, che però non stanno diciamo, facendo le loro battaglie sul bando unico centralizzato, stanno facendo battaglie su un altro settore. No? Su un altro lato, sul lato legato all'utilizzo, al loro utilizzo all'interno
no, al loro passaggio attraverso gli organismi, no, per offrire poi il loro servizio all'amministrazione. Quindi loro chiedono ben altra cosa, quello di affrancarsi da questi organismi che probabilmente non riescono a dare loro alcun servizio aggiuntivo, no? E chiedono invece che il servizio venga direttamente affidato a loro, chiedono una internalizzazione sostanzialmente. E comunque questo è un altro tema che non ha niente a che fare con questa, risoluzione. Quindi sinceramente i punti di questa risoluzione mi sembrano un pochino così, ripeto, pericolosi per il servizio stesso. Tra parentesi dico, a chiusura del mio intervento, che all'articolo 16 è previsto un osservatorio che possa in qualche modo sovraintendere al funzionamento del servizio, che abbia funzione di monitoraggio sul buon andamento del servizio stesso e che certo dovrà essere istituito, immagino come atto susseguente alla pubblicazione del bando stesso. Quindi è una nuova modalità, una modalità che non si faceva prima, è una modalità che prevede un accordo quadro centralizzato, che prevede quindi l'affidamento ai vincitori del servizio, ma che poi prevede anche contratti applicativi che ogni municipio dovrà fare. Questo significa, badate bene, che all'interno dell'accordo quadro il contratto potrà essere fatto di volta in volta per rendere più flessibile anche il funzionamento del servizio stesso. Mi spiego: se ci si rende conto che in un certo momento si sono liberate risorse che vogliono essere messe sul servizio, terminato un accordo, diciamo, l'applicazione di un contratto, se ne può fare subito un altro per rimettere più soldi, per esempio. Questo significa maggiore flessibilità, questo significa che gli uffici non devono perdere 6 mesi per fare un contratto ogni 1 o 2 anni, ma ogni bando ogni 1 o 2 anni, ma si fa dei contratti all'interno di un accordo quadro e il contratto applicativo lo si fa in molto meno tempo, un paio di settimane, 3 settimane, un mese. Questo dovrebbe snellire le procedure e dovrebbe permettere agli uffici di concentrare la loro attenzione maggiormente sul servizio e non sul bando. Questa è la ratio che c'è dietro il bando unico: centralizzare lo sforzo in un momento per poi poter rendere l'applicazione dei contratti più flessibili e soprattutto più agevoli, con meno onere per l'amministrazione. Io non vorrei aggiungere null'altro, perché mi sembra di aver risposto in qualche modo come Presidente della Commissione Scuola e come Movimento 5 Stelle a questa risoluzione. Se qualche collega poi ritiene opportuno aggiungere, gli lascio la parola, grazie. Prego, altri interventi? Prego, consigliere Giuliano. Ci sta una battuta, quella che rende chiaro che tra moglie e marito è meglio non metterci il dito. Lei ride, Presidente, ha capito chi è la moglie e chi è il marito. Non era difficile, si è capito subito, anche perché chi è di passaggio e vede una coppia, no, che discute, dice: ma che è successo? Vuole capire e ascolta, perché per cercare di capire devi ascoltare. E allora partiamo dalla moglie o dal marito, non lo so, c'è la donna, quindi è più moglie, che comunque ha sciorinato questo termine, anch'io, no? Mi sono segnato un termine nuovo, probitorio, no? Me lo sono segnato. Proditorio. No, dico il probitorio, me lo sono segnato, dico non lo. Proditorio, esatto. Proditorio, ho scritto per la D, scusi, non avevo. Ma sciorinare, capito, è un termine anche che rende l'idea, no? Viene usato nel cinema, quindi chi conosce.
Ma lei, per lei, per gli altri. E a sentirla, questa declinazione non era alquanto malvagia, cioè per chi ovviamente si trova, no, di fronte a questo tipo di confronto, dice: beh, insomma, non è che ha detto cose che non possono essere vere, visto quello che era la precedente gestione, visto che come quello che era il precedente modus operandi, visto quello che era il commiato disposto che prima esisteva, abituati con quell'ottica, dice: ma oggi, no, si crea un problema, si potrebbe creare un problema, attenzione, si potrebbe creare un problema nei tempi, nei modi, i municipi sono tagliati fuori, quelli che conoscono, no, la situazione reale, l'aumento delle persone che hanno l'esigenza, la richiesta, il problema, insomma tutta una serie di situazioni che vengono racchiuse in un atto, quindi l'esigenza di fare un atto, una risoluzione. Questa risoluzione deve servire ovviamente ad aprire gli occhi, no, su qualcosa che potrebbe distorcere. Poi arriva il marito e dice: no, cara moglie mia, non è proprio così, cioè io non mi preoccuperei tanto della centralizzazione, non mi preoccuperei tanto del fatto che è stato cambiato il metodo, mi preoccuperei il fatto che se invece noi blocchiamo una sorta di questo percorso che è già stato, diciamo, metabolizzato, andiamo a creare un problema maggiore, cioè fermiamo tutto. Quindi la moglie PD attacca, il marito 5 Stelle si difende. Per me che il marito può scelto da solo. Ma politicamente non lo puoi scegliere. Quindi, ma si difende in modo molto diretto, molto, diciamo, come è stata enunciata la situazione, anche la difesa è stata articolata in modo molto puntuale. E allora poi escono fuori giustamente le segrete stanze, cioè perché escono fuori le segrete stanze? Perché chi ha vissuto questo municipio, ma penso anche in altre istituzioni, capitava che la politica dava l'indirizzo, la politica metteva in piedi, diciamo, l'orientamento, però poi, anche dopo, dietro approvazione di una commissione di quello che bisognava fare, capitava che quando si entrava negli uffici ancora la politica o una parte della politica o il politico entrava e modificava all'ultimo quello che era stato sopra in commissione, diciamo, approvato. Succede, è successo. Probabilmente oggi quello che il marito dice, cioè la parte 5 Stelle dice: noi non andiamo più a dire quello che è negli uffici, perché gli uffici hanno la loro agibilità per poter fare quello che noi abbiamo dato come indicazioni. Ok? Però quindi, quando chi vi ascolta per un argomento come questo, così importante, si preoccupa, perché dice: ma chi è che c'ha ragione? Dove vado? A sinistra o sempre a sinistra, un po' più centrale? Qual è la strada che devo fare? Non esiste destra e sinistra, che cosa? Sono meno sinistroidi di voi, ma sempre di sinistra sono. Ah, non mo ha fatto la sinistra, fra gli anni. No, presidente, do ultime indicazioni. Fra gli anni ha fatto la sinistra, l'ha liberati al PD perché c'è sinistra. Giusto. Però dico, chi vi sente dice: ma, e non ha ovviamente esperienza, non è che fa il tuttologo e quindi segue tutto, dice: ma chi è che c'ha ragione? Dov'è il problema al di là della ragione? Come si può risolvere il problema? Quindi è normale che ci preoccupiamo molto, io sono preoccupato da questa discussione. Ringrazio di aver messo alla luce, l'ho detto anche alla collega in commissione, alla luce la problematica, però poi, cioè, non è che avete detto cose simili, opposte, cioè non è detto o A
o è Z, no A, B, C, qualcosa con delle sfumature, significa che qualcosa non quadra. E allora, al di là degli accordi quadro, al di là dell'accordo quadro centrale e poi delle attuative municipali che vengono, della flessibilità e tutto quanto, bisogna tenere alto. Scusate, consiglieri, cortesemente. No, beh, ma stanno ragionando per il punto dopo, no? Giusto? C'è il punto dopo? No, vabbè, per un altro consiglio, uguale, vabbè, ma non è che stiamo a vedere. Però, dico, al di là di tutto questo e della flessibilità che emergerebbe da questo nuovo meccanismo, io vi chiedo, come Fratelli d'Italia, di... Non voglio fare polemica, ho fatto la battuta, ok? Moglie e marito, ragionate, confrontate, verificate qual è la situazione più idonea. Noi come Fratelli d'Italia supporteremo questo percorso politico dove serve, ci mancherebbe altro, ma non vogliamo adesso prendere una posizione, in quanto, ripeto, non sono sfumature di differenza, è proprio concetti ben diversi, e quindi in questo meccanismo non è facile prendere una posizione e dire ha ragione chi dice blocca tutto, oppure perché col problema che potrebbe esserci un problema maggiore, oppure dire no, stiamo andando nella direzione giusta perché questo porterà a una centralizzazione, a un'attuazione municipale, a un'attuazione municipale e a una maggiore flessibilità, a maggior risultato e ottimizzazione del servizio. Di fronte a questo io non mi sento di prendere una posizione, per cui mai come oggi, di fronte a questa grande differenza, un'astensione non è più che indovinata, perché evidentemente l'astensione in questo caso è sintomo di incertezza di un giusto percorso, e quindi Fratelli d'Italia vuole capire quale potrebbe essere il giusto percorso, e una volta individuato, sapendo che è giusto quello, allora andare avanti spediti, perché come diceva la collega Pitrotti, al di là insomma del meccanismo, del tecnicismo che era abituata e che conosce, ovviamente l'importante è non perdere tempo, quello sì, no? Non abbiamo tempo, non ce l'abbiamo mai avuto, cioè Roma si muove sempre sulle emergenze, e quindi e giustamente affrontare forse in tempo questa cosa aiuta tutti, al di là di quale possa essere, però vorrei capire qual è effettivamente il percorso più idoneo. Grazie consigliere, altri interventi? Prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, e niente, questo succede purtroppo quando il Partito Democratico, che è un abitué di queste tipologie di... di questo modo di fare, producono un atto a livello comunale e poi lo spammano su tutti i municipi, ma nessuno si prende l'onere di studiarsi quell'atto, di studiare la materia, di capire che cosa si sta chiedendo e di ragionare. Anzi, questa volta hanno evitato di fare copia e incolla degli articoli del giornale, perché in questo municipio, in questo consiglio hanno presentato anche copia e incolla degli articoli di giornale negli atti. Però torniamo alla tematica. Allora, il Partito Democratico ci dice: non c'è un tavolo permanente, i municipi non sono stati coinvolti, il tutto è stato fatto nelle segrete stanze degli uffici, non abbiamo avuto un resoconto, insomma una serie di cose che il mio collega Presidente della Commissione Scuola Municipale, Attilio Giannone, ha cercato di spiegare, ha risposto. Io intervengo come Presidente della Commissione Politiche Sociali e Politiche Abitative. Allora, andiamo sul tema della partecipazione.
Siamo partiti a maggio 2017 con una commissione congiunta politiche sociali e scuola capitolina presieduta dalla consigliera, dalla presidente Zotta. A giugno 2017 abbiamo attivato il percorso municipale d'invito di tutte le realtà e della cittadinanza. Quindi abbiamo avuto la ASL, abbiamo avuto gli organismi erogatori del servizio di AEC e abbiamo pubblicato a livello municipale e a livello comunale tutti gli eventi relativi alla discussione di questa proposta di delibera. Una cosa che posso permettermi di dire non era mai stata fatta prima, proprio perché l'argomento di cui trattiamo oggi è di una importanza notevole, perché garantisce questo servizio, il diritto allo studio di bambini diversamente abili o che comunque necessitano di un'assistenza per diciamo usufruire dei servizi scolastici. Sono stati sentiti in il Dipartimento Scuola, Politiche Educative, i rappresentanti dei portatori di disabilità. C'è stato un incontro pubblico, dicevo, in questo municipio il 15 giugno 2017. Abbiamo sentito i dirigenti scolastici, le figure strumentali che si occupano di disabilità, i genitori con bambini disabili degli istituti comprensivi del nostro municipio, le posizioni organizzative dei servizi educativi scolastici delle scuole dell'infanzia e dei nidi comunali, gli operatori AEC, gli organismi intesi quali associazioni e cooperative che offrono il servizio, i funzionari dell'ASL, del servizio ASL TSRME. Il 20 giugno ci siamo riuniti come commissione congiunta politiche sociali e scuola per l'espressione di un parere su questa proposta di delibera in Sala Rossa, anche questo incontro aperto alla cittadinanza, e ci siamo espressi favorevoli con una serie di osservazioni. Nella stessa giornata abbiamo collettato tutte le proposte pervenute dai cittadini, dalle associazioni, dagli operatori, dagli uffici scolastico e in generale dell'area socioeducativa di questo municipio e le abbiamo trasmesse. Abbiamo aperto inoltre, disponibile e pubblicizzato anche sul sito comunale, un indirizzo mail dedicato e a livello municipale e a livello comunale per continuare a raccogliere fino all'ultimo momento tutte le proposte dei cittadini, degli operatori, delle associazioni, anche quelle che per motivi di lavoro, per motivi di salute o per qualsiasi altro motivo non potevano partecipare fisicamente a queste riunioni. Il 23 novembre 2017 viene approvata la proposta di delibera e noi andiamo avanti come municipio nella raccolta delle proposte da parte dei cittadini. Poi arriva il 12 aprile del 2019 questa risoluzione del PD che ci chiede praticamente di bloccare un servizio ritenuto essenziale per i bambini perché garantisce, come dicevo prima, il diritto allo studio. Quindi io veramente ho difficoltà a capire chi non ha particolarmente quasi mai partecipato a questo percorso, nonostante avesse diverse occasioni, perché uno dei tanti incontri è stato comunicato e sono stati invitati anche i consiglieri di questo municipio e il Partito Democratico non ha mai partecipato a questi incontri, non ha nemmeno avuto l'educazione di rispondere della sua assenza. E arriviamo oggi con questa proposta, con una nota ricevuta dalla Consulta per le persone con disabilità di questo municipio, cui ci dice sostanzialmente che anche loro sono contrari a questa proposta di risoluzione del Partito Democratico, perché, cito testualmente, bloccare il bando ora potrebbe provocare ritardi nel servizio.
Quindi veramente non riusciamo a comprendere, se non per un motivo puramente di propaganda politica, la ragione del deposito di questa proposta. E a questo punto ci troviamo per forza di cose costrette a respingerla, perché come di consueto non arriva nessuna proposta costruttiva se non quella di bloccare un servizio fondamentale per i bambini. Ci viene richiesto di riaprire tavoli di confronto e discussione che non sono mai stati chiusi, perché la discussione è continua, tanto che anche successivamente all'approvazione della proposta di delibera ci sono state le commissioni capitoline sul tema, e quindi veramente non capisco quando è che sono stati chiusi questi tavoli. Come ci diceva il Presidente Giannone, è prevista all'interno della delibera anche l'istituzione di un osservatorio. Quindi viene ancora meno, anzi veramente è in antitesi con la prima richiesta, l'ultima: garantire la continuità del servizio educativo, garantire che la continuità del servizio non sia interrotta a causa di quanto sopra esposto e possa quindi essere garantito già all'apertura dell'anno scolastico. Cioè, nella prima richiesta ci dite bloccate il servizio, bloccate il bando, nell'ultima richiesta ci dite garantite la continuità del servizio. Allora dico, mettetevi d'accordo con voi stessi, e qui non si tratta, consigliere Giuliano, di moglie e marito, e qui si tratta che si dice tutto il contrario di tutto, quindi se nemmeno loro sanno quello che stanno chiedendo è difficile fornire una risposta, se non quella chiara che abbiamo voluto dare, cioè garantire la continuità del servizio, garantire un bando centralizzato, ma con l'applicazione, con l'emanazione, scusate, di contratti applicativi, perché ogni territorio ha la sua morfologia, la sua necessità, in base alla tipologia di territorio, in base alle richieste. E poi è necessario affrontare comunque il discorso delle problematiche che portano alla richiesta di un operatore OEPA a livello sicuramente non municipale e comunale, ma nazionale. Cioè, l'ho detto più volte anche in commissione, è necessario studiare il fenomeno e cercare di capire quali sono le condizioni che portano a questo aumento spropositato, perché siamo nell'ordine delle centinaia di unità annualmente di aumento. Quindi noi dobbiamo, perché è giusto, ma perché la legge ce lo impone, continuare ad offrire l'assistenza e la copertura per tutti i bambini, ma vorremmo che a livello nazionale si facesse un passettino in più e si tenesse conto degli studi che sono stati fatti e che si stanno svolgendo sul fenomeno. Rispetto alle contezze della copertura economica, alla partecipazione, alla soglia insufficiente, all'internalizzazione del servizio, su alcune di queste cose sono d'accordo. È necessario investire il più possibile per garantire un'assistenza che sia completa ai bambini e ai ragazzi. Bisogna garantirgli che per tutta la durata consigliere, cortesemente, grazie. Sono d'accordo su questo, e quindi diciamo, come anche sul passaggio fatto relativamente al discorso dell'internalizzazione, no? È un ragionamento che si sta facendo, c'è stato un incontro 3 giorni fa su questo in Campidoglio,
quello sarebbe l'optimum, cioè la possibilità di riuscire a garantire, poiché si tratta di un servizio di base, deve essere un servizio di base garantito a tutti, anche per me sarebbe ovvio che venisse garantito direttamente dall'amministrazione, senza diciamo, l'utilizzo di bandi esterni e quant'altro. Quindi qualcuno lo dirà poi in dichiarazione di voto, comunque noi respingiamo una proposta che lascia il tempo che trova, che non ha delle fondamenta, che casca da sola e che quindi non porta alcun beneficio né a livello municipale né a livello comunale, se non al contrario quello di rischiare di andare a bloccare un bando col quale viene messo in offerta un servizio che è fondamentale per i piccoli cittadini. Grazie. Grazie, altri interventi? Sì, credo siano sono terminati? Prego, consigliere. E purtroppo io quando si scherza va bene pure, però quando si arriva alla mistificazione delle cose bisogna rispondere per forza. E in realtà di tutto il percorso che ci ha fatto adesso il Presidente della Commissione Politiche Sociali, ne ho chiesto anche conto in Commissione con un dettaglio, ma ancora non mi è arrivato niente, attendiamo. Ma in realtà io invece, oltre ad avere la solita ossessione, ormai un disco rotto, nei confronti del Partito Democratico, del perché lo presenta, almeno il Partito Democratico presenta qualcosa, ma io capisco che non sempre si coglie, invece di dare delle lezioni di studio agli altri, sarebbe anche giusto avere un pochino più di umiltà e ringraziare qualche volta anche le forze, le minoranze, pur sempre rappresentative di questo Consiglio, che comunque hanno permesso di discutere su una questione che sta diventando centrale nella città di Roma, ma che nel nostro municipio ha quelle caratteristiche particolari, perché a differenza degli altri municipi c'è questa crescita esponenziale delle richieste. Io non voglio sapere e non mi compete sapere perché crescono in modo esponenziale, perché per quello c'è un comparto medico di professori che studiano da tempo fenomeni medici. Noi qui siamo per fare altro, e la laurea in medicina, quando ce la prendiamo, possiamo anche capire perché e da che cosa dipende. Ma oggi noi qui siamo degli amministratori, e quindi io sono saltata dalla sedia quando ho capito che c'erano 40 bambini in lista d'attesa, per esempio, e quindi che le risorse non bastano, e non è vero che copriamo tutto il fabbisogno e tutte le richieste che ci vengono fatte. Abbiamo già una lista di attesa e arriviamo a 700 bambini, 2-400 che avevamo da prima, e le 10 ore dagli stessi uffici definite niente, lo ripeto, sono 2 ore al giorno. È su questo che la politica si deve interrogare. Così come, e mi dispiace che tutto il percorso che ci ha enunciato poi si ferma al 2017, del 2018 invece non succede niente, invece succede una cosa importante, perché io colgo così tra le maglie di un confuso sito internet che non è né trasparente e manco intuitivo, una DD in cui si va appunto in una procedura negoziata per evitare di interromperlo veramente il servizio. Vero? C'eravamo tutti in commissione. Quindi è grazie ai nostri uffici, non perché io conosco qual era il procedimento, è grazie ai nostri uffici perché conoscono dall'interno il problema, che si sono inventati le capriole per non interromperlo quel servizio. Ok? Perché il termine della procedura negoziale non è una roba comune. Invece ci troviamo in una situazione in cui, lo ripeto, non è vero che si conoscono le cose, lo testimoniano anche le persone che abbiamo audito, e sarebbe giusto riconoscerli per tutto il lavoro che fanno, non perché prima erano bravi e oggi non lo sono, ma perché si sono sempre garantiti una presi una responsabilità enorme, ma quel servizio non l'hanno mai interrotto.
E non c'entra niente se lo fa la politica o lo fanno gli uffici, perché la politica, lo ricordo, consigliere Giuliano, si è presa anche la responsabilità di non attuare la 355 su questo municipio. Non andava negli uffici a dire non fare, ma lo sa perché non l'ha voluto attuare? Perché era sbagliata, e nell'attuazione abbiamo notato tutti che c'era un fondo di verità quando la politica si interessava delle cose. E poi non è vero che prima i bandi non li conosceva nessuno. Io ricordo, ma non perché ero la presidente, ma forse il consigliere Giuliano che faceva, voi non c'eravate, ma il consigliere Giuliano che era in commissione con me, i bandi passavano in commissione. Oggi, a detta anche di chi purtroppo il bando lo subirà, non chiediamo di interrompere un bando, oggi il bando non c'è, stiamo chiedendo di fermare un percorso e cercare di arrivare a quel percorso in un modo diverso. Noi non vogliamo bloccare niente, oggi questa responsabilità la dovete prendere voi e dovete fare di tutto per evitare che questo avvenga. Noi non vogliamo bloccare un bando, il bando ancora ad oggi non c'è e forse arriverà a metà giugno, forse. Di che cosa state a parlare? State parlando di una richiesta che gli uffici si troveranno a dover applicare, ad esempio quello che è pervenuta direttamente dal Dipartimento, così ci hanno detto gli uffici, leggiamo anche i verbali perché sono importanti, di passare da 5 a 3 lotti, non gliel'hanno chiesto al municipio, gliel'ha imposto il Dipartimento, va bene? Tanto che parliamo di decentramento. Quindi ci troveremo l'accordo quadro, perché l'abbiamo potuto scegliere. È così, poi se ci sono le garanzie o meno a me non interessa, a me interessa l'operatività e la congruità delle risposte che si danno. E se permettete, c'è una forza politica anche di opposizione che decide di porre questa questione all'ordine del giorno della nostra discussione. È tutt'altro che legittimo, ve lo ricordo, senza farvi venire le turbe sul Partito Democratico. E se permettete anche la fiducia, come prima diceva il consigliere Giuliano, su quello che c'è, prima si parlava di AMA, ma su tutti i bandi che abbiamo visto in città, dal verde alla manutenzione stradale fino ad arrivare al bando per la maratona di Roma, ve lo ricordate che cosa è successo? Bandi fermi per mesi. Ce lo possiamo permettere per un servizio per l'assistenza ai bambini con disabilità nelle scuole? O sarebbe più opportuno ascoltarle a volte anche quelle brutte opposizioni che cercano di dare un contributo, sì, un contributo a questa discussione? E lo rivendico perché questa non è una risoluzione contro qualcuno. Questo è stato colto ovviamente non qui ma in Assemblea Capitolina, lo devo riconoscere, dove ci sono probabilmente dei consiglieri che conoscono di più le procedure dell'amministrazione e si rendono conto che forse quello che dice il Partito Democratico non è tutto sbagliato. Non sono dei matti che vogliono terrorizzare, pongono un problema alla città e non vogliono interrompere niente, semplicemente perché chi lo sta interrompendo siete voi, non avendo ancora emanato un bando, pubblicato un bando. Quindi non rivoltiamo la realtà, soprattutto quando dobbiamo discutere queste cose, cerchiamo di non farlo senza ideologia. Io sono venuta in quella commissione aperta a qualsiasi richiesta, questa non è non sono risoluzioni blindate. E poi io capisco che ognuno si deve leggere quello che vuole, ma io ho una nota della conferenza dei presidenti delle consulte, un contributo alle consulte che non dice quello che avete detto voi, io non lo so se avete letto, perché poi mi vengono veramente i dubbi, ma la chiosa finale: si invitano l'assessorato e i dipartimenti interessati ad avviare un lavoro partecipato con le consulte che porti a rivalutare se la scelta di ricorrere al sistema del bando sia la soluzione più idonea per questo tipo di servizi, a identificare le priorità da inserire nei disciplinari al fine di assicurare i punti sopra riportati, che non vi cito perché è abbastanza lunga. Qualsiasi sia la scelta operativa effettuata, si suggerisce l'istituzione di un osservatorio permanente che preveda anche la partecipazione delle consulte al fine di monitorare il nuovo servizio centralizzato. Questa è del 2 aprile 2019, dove sta sta partecipazione? Ma io, me l'avete inviata voi questa nota?
io queste cose le ho apprese in commissione. Sì, è vero, perché sono ancora di quelle vecchio stile che dicono che le commissioni si devono occupare delle cose, devono audire le... E ho apprezzato e ho ringraziato i presidenti di commissione. Dopodiché vengo qui e si fa una discussione, il Partito Democratico fa le cose contro, PD. Ma basta! Ma basta! Poi si fa confusione, perché qui una cosa sono è questo, una cosa è la richiesta di delibera che c'è stato, c'è un comitato al quale io ho anche aderito, è vero, c'è stata una discussione, c'è una proposta di internazionalizzazione della figura, ma è un'altra cosa e nessuno l'ha voluta calare in questo, perché poi ad oggi ad avere ancora una volta la responsabilità dell'attuazione di questo servizio sono ancora gli enti gestori. Quindi non abbiamo voluto ulteriormente inserire questa discussione, ma accogliamo il fatto che dentro quel mondo c'è una discussione aperta e non ci possiamo precludere di ascoltarli, neanche noi, seppure siamo all'opposizione. Dopodiché prendo atto, chiudo e la ringrazio, prendo atto che quando si vuole entrare nel merito delle cose dobbiamo essere sempre derisi, a volte derisi. Si passa sopra le cose come se uno non volesse anche dare un contributo e si perde invece l'occasione per fare una discussione insieme che sia appunto costruttiva. Quindi ci sarà la dichiarazione di voto, ma il Partito Democratico non solo rivendica la necessità di portare avanti queste discussioni, ma nonostante quello che ho ascoltato, il Partito Democratico è anche disponibile, così come ha mostrato in Assemblea Capitolina, a dialogare nel momento in cui c'è una vera, un vero tavolo di confronto e una vera partecipazione su questi temi. Grazie. Grazie a lei. Prima di passare alla fase delle dichiarazioni di voto, nomino il nuovo scrutatore, il consigliere Giuliano. Grazie. Bene, dichiarazioni di voto. Prego, consigliere. Visto che mi ha nominato scrutatore, allora me sfrutto subito il ruolo. La mia battuta non fu mai così più giusta, moglie e marito, e sono contento che la collega Vitrotti ha apprezzato la battuta, ma ho comunque rappresentato la preoccupazione. Certo che a questo punto ci vuole un avvocato buono, bravo, per disquisire questo posizionamento. E a parte tutte le battute, la preoccupazione che emerge è giustissima, ma sono convinto che è giusta da parte di tutti. In quest'aula è giusta la preoccupazione, poi le ottiche sono diverse, ma è giusta la preoccupazione che emerge nei confronti ovviamente di chi ha più bisogno, di chi ha appunto problemi ai quali dobbiamo porre un aiuto, sostenerli. Quindi io farei comunque, per quanto riguarda la nostra fase istituzionale, come si dice, un bagno di umiltà a tutti nel porci di fronte a questa questione e cercare di invece far emergere quella responsabilità che abbiamo sicuramente e metterla a disposizione anche dell'amministrazione comunale. Quindi se effettivamente il dubbio emerge, io non sarei proprio tanto sicuro, lo dico a tutti, lo dico anche a me stesso, non sarei tanto sicuro che poi chi ha pensato questa storia, perché noi siamo distanti, chi l'ha pensata, l'ha vista, ci possa dare la garanzia di un risultato finale. Vero. Abbiamo degli esempi, vero. Abbiamo dei percorsi amministrativi centralizzati che hanno
lasciato dei dubbi nel voler modificare, cambiare, no? Ottenere dei risultati migliori rispetto al passato. Non è stato facile, vuoi per a volte per sfumature, diciamo, amministrative e concettuali, vuoi per meline, vuoi per problematiche, insomma, non è stato facile. E quindi non possiamo sottovalutare. E il fatto che questa cosa sta in aula ed è passata in commissione, lo dobbiamo prendere con cognizione di causa, quindi dobbiamo essere coerenti nel affrontare. Quindi il Partito Democratico ha posto una questione, ha messo un grosso punto interrogativo, cerchiamo, maggiormente voi come maggioranza e noi anche come opposizione, cerchiamo di capire dove e come rispondere. Si è aperto un punto interrogativo, un allarme, no? Una query da dover tenere in considerazione. È vero che i bandi nella scorsa consigliatura passavano in commissione. Si avvia la conclusione, stiamo in dichiarazione di voto. Lo so, però prima la consigliera gli ha dato più tempo perché era presa dall'enfasi, io ho preso il tempo. La consigliera ha fatto l'intervento di chiusura nel dibattito. Ho capito, quanti minuti fa? 25 minuti fa? Ma lei conosce il regolamento. Va bene, quindi lo sa, okay. Che gli spettano 10 minuti. Anche questo è vero, però non ha preso di più, però io capisco. Chiudendo dico due o tre cose, grazie alla Presidente che mi dà la possibilità. Allora, è vero che in commissione passavano i bandi, ma è vero pure che poi capitava che negli uffici venivano modificate le richieste, no? Che ne so, ad esempio il bando per le palestre, la commissione aveva deciso 30 ore, no? Per ogni attività e poi sotto ne sono uscite 50. A bando fatto, quindi succedeva anche questo, perché la politica poi interveniva anche in una seconda fase. Certo che non c'è stato mai questo principio, come qualcuno diceva, questo metodo nuovo, quindi è apprezzabile, ma non sappiamo quanto può rendere, quindi attenzione, quindi mettiamoci, no? Facciamoci mettere una riflessione. Le 10 ore che emergono sono veramente un minimo. Quindi non è neanche accettabile sindacalmente, voglio dire, perché questi bambini, queste bambine hanno bisogno di 10 ore a settimana, parlo. I fondi probabilmente non sono adeguati, io non lo so adesso chi dovrà porre mio rimedio, se il comune in quanto, no, nel capitolo predisposto debba mettere più fondi o se la regione debba contribuire anche lei ad aumentare i fondi di Roma Capitale per questo tipo di servizio sociale. Chiudo dicendo, Fratelli d'Italia in questo caso a maggior ragione si astiene, perché nella preoccupazione che è stata evidenziata è talmente diversa, ma ne ha percepita un'altra. Probabilmente cercate di risolvere comunque sia, però che non emerga una parola che poi ci porta indietro nel tempo e che è proroga. Non so se da questo ragionamento generale aleggia la parola proroga per tenere tutto quello che è, non quello che potrebbe essere. Quindi attenzione, ci asteniamo, ma saremo vigili. Grazie. Altre dichiarazioni? No, non vedo mani. Bene, allora passiamo alla votazione. Vabbè, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Niente, c'è una desolazione nel Partito Democratico che inizia il suo intervento di chiusura, un intervento in più rispetto agli altri consiglieri, una possibilità in più per dire qualcosa, per approfondire. Inizia il suo intervento con almeno presentiamo qualcosa. Ma si dice che ci dicono che di non aver ricevuto risposte, poi si contraddicono e ci dicono abbiamo ricevuto la vostra mail,
perché io ho chiesto alla segreteria, nella stessa giornata in cui abbiamo fatto la seduta di commissione, di condividere con tutti i consiglieri componenti alla commissione le informazioni che avevamo ricevuto, perché io in qualità di presidente di commissione devo rappresentare tutti i consiglieri presenti in commissione, anche quelli di opposizione, e così credo di aver sempre fatto. E se posso continuare. Vabbè, io parlo e lei consigliere, mi sembra giusto, è una questione di educazione. Poi ci viene detto che voi avete permesso di discutere questa cosa. Io vorrei ricordare, ma soprattutto ai cittadini che ci ascoltano e che ci vedranno poi nella registrazione, no, questo no, perché non c'era un regolamento prima. La proposta è del Movimento 5 Stelle, perché non c'era una regolamentazione prima di questo. Andiamo a vedere cosa veniva fatto prima e come veniva svolta la procedura, senza un regolamento quadro per tutto il Comune di Roma. Eh no, mancava un regolamento. Mi fa piacere, cioè non mi fa piacere, mi dispiace sentire che a voi non interessa sapere perché cresce il fenomeno. Neanche noi crediamo di essere dei medici o degli scienziati, ma semplicemente siamo interessati, anche come semplici cittadini, a capire perché aumenta un fenomeno di questo tipo che coinvolge i nostri bambini e i nostri ragazzi. Mi spiace che per voi non sia così. Possiamo rivedere la registrazione se necessario, ma non mi pare di aver mai detto che copriamo tutto il fabbisogno. E relativamente a quanto veniva comunicato sul discorso dei bandi, e concludo il mio intervento, magari se la Commissione Controllo e Garanzia, no, riuscisse a organizzare per bene i suoi lavori, che ha la presidenza proprio all'interno del Partito Democratico, come previsto dal regolamento sono le opposizioni a designare il presidente della Commissione Controllo e Garanzia, e poiché la Commissione Controllo e Garanzia si deve occupare di controllare e garantire, ponesse sotto esame tutto quello che è necessario. E questa è una delle principali funzioni della Commissione Controllo e Garanzia. Però dovrebbe riuscire intanto magari a convocarle le commissioni, no? Perché quando si convocano le commissioni e poi non ci sono gli atti, si buttano i soldi dei cittadini, e per questo noi non partecipiamo a queste commissioni, decidiamo di non prendere, di non percepire un gettone su una commissione che non ha atti da discutere, e quindi è una perdita economica per la cittadinanza. Sul regolamento, sulla proposta di risoluzione, concludo. Grazie. Sulla proposta di risoluzione, come già espressi in commissione congiunta, noi voteremo contrario a questa proposta, perché esiste un regolamento che prima non c'era, perché ci sono state tutte le occasioni, per qualcuno mancate, di confronto, e c'è sempre un'apertura da parte di questa amministrazione, perché una delibera non è come un diamante, non è per sempre, no? Quindi se noi come amministrazione ci rendiamo conto nell'applicazione del regolamento che c'è qualcosa che effettivamente non funziona, e ce lo comunica la cittadinanza, ce lo dicono gli uffici, noi siamo sempre pronti a ritornare sui nostri passi. Ma non venite a dire a noi che non c'è stata partecipazione, perché tutto quello che sta su internet, nei verbali, negli streaming, nelle commissioni, è esattamente il contrario di quello che voi dite. C'è stata la massima e la più ampia partecipazione possibile, e noi siamo sempre disposti a discutere ed entrare nel merito delle proposte che non siano pura propaganda politica in campagna elettorale. Per queste motivazioni il Movimento 5 Stelle si esprimerà contrario. Grazie. Prego, consigliera. Non me la posso togliere, diciamo, questa
questo sassolino dalla scarpa, perché veramente io non so che c'hanno, in particolare c'è qualcuno che proprio non riesce a stare senza il Partito Democratico sulla, proprio sulla bocca, io non li nomino mai, eppure lui il Partito Democratico ce l'hanno sempre in bocca, boh. Però proviamo, diciamo, semplicemente a rimetterla in politica e anche cercare di semplificare pensieri contorti che francamente non mi appartengono e non voglio neanche che diventino una patrimonio di quest'Aula, ecco, speriamo che non ci abituiamo mai a questa roba, non mi piace, però penso che nella convinzione di aver dato un contributo ad una discussione che francamente non c'era, che però si sente invece in città, e quindi mi sarebbe piaciuto vedere questo municipio dentro quel percorso e anche di sostenere un po' quello che gli uffici ci hanno detto in commissione, che appunto potremo verificare anche sui verbali e che, diciamo, non fanno non sono allineati con quello che con il percorso che ci raccontava adesso il presidente della commissione, che anche lui vedo che quando parlo io parla di altro, e penso cortesemente, però. Grazie presidente. E per questo il Partito Democratico ha deciso di sottoporre a questa maggioranza una proposta. Ovviamente non è stata accolta in commissione, quindi non passerà neanche in aula, però diciamo, questo non c'entra niente con la commissione controllo e garanzia, con gli atti che io ho fatto mettere una richiesta precisa. Io ho ricevuto la nota della consulta della disabilità, io invece ho chiesto tutti gli atti che sono stati citati in commissione, tra cui tutti gli incontri e le richieste del Dipartimento di partecipare a tavoli in cui si discutesse esattamente di questa tematica. A me non sono arrivati, rinnoverò la mia richiesta scritta di nuovo, così non si potrà dire il contrario e non difficilmente mi contraddico. In più, ma io mi auguro che il consigliere non ha studiato bene, quindi non si riferisse a quell'articolo del regolamento per il quale la commissione ultima controllo e garanzia è stata convocata, quindi immagino mi riferisca al capogruppo, così magari ne possiamo anche discutere insieme, non si riferisse alla lettera D dell'articolo 47 del nostro regolamento, ma semmai la non partecipazione della maggioranza all'ultima commissione controllo e garanzia è dettata da altro, non a un risparmio di soldi pubblici, ma perché in realtà è stata convocata seguendo, lo ripeto così lo studiate, l'articolo 47, in particolare il comma 2 lettera D. Quindi al netto di questo, che non c'entra niente con le ore che non ci sono, con la partecipazione che non è stata fatta, con un bando che non c'è e con un servizio che nessuno oggi si sente di poter garantire perché non c'è un bando che lo copre, con delle risorse che nell'ultima sessione di bilancio avete difeso dicendo che si coprivano tutti i servizi e che eravate stati in grado di ampliare la lista dei bambini con disabilità coperti. Abbiamo 40 bambini in lista di attesa, 40 bambini in lista di attesa. Preoccupatevi di questo, non di fare i medici con lauree che non avete. Detto questo, il Partito Democratico ancora più convintamente vota favorevole. Grazie, passiamo alla votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Con un favorevole, 11 contrari, un astenuto, viene respinto l'atto. 12:42. Alle 12:42 chiude il consiglio, grazie. Yeah.